Rinnovo il buongiorno e il bentrovato a tutte le persone che sono intervenute in questa che per noi è l'ultima lezione del nostro corso di formazione alla politica. Ricordo di disattivare tutti l'audio e ancora preliminarmente ricordo che chi non vuole comparire in video la lezione è registrata, quindi sarà rivedibile e però se non volete comparire in video disattivate anche il video. Buongiorno. Questa per noi è l'ultima lezione del nostro corso, un corso particolarmente ricco e intenso, che abbiamo inteso come, diciamo, prosecuzione di un filo logico cominciato l'anno scorso. Quest'anno il focus è stato, sulle attività umane, fondamentalmente sugli ambienti, in cui l'uomo opera e sul rapporto con questi ambienti. Quindi la sottotraccia del corso è stata naturalmente la ricerca di una nuova etica. Lungo questa sottotraccia ci siamo sempre più incamminati verso la fine del corso e alcune delle questioni che in un certo senso toccheremo oggi sono già state toccate. Il filo viene tracciato in questo modo e oggi concludiamo proprio con l'estrema sintesi del ragionamento, cioè questo focus forte sull'essere umano. Su questa etica, potremmo definirla forse una etica di funzionamento che ci è richiesta dal mondo di oggi, è un'etica che in qualche punto va forse poi a confliggere, questa è la tesi che non espongo io perché fa parte della lezione, va a confliggere con quello che invece noi siamo. Quindi questo è diciamo, il filo che ci ha portato qui. La rilevanza politica pubblica in genere di questa questione è fondamentale perché non si può avere una vita, pensare una vita pubblica, un impegno civile, pubblico, politico, sociale, ma anche nelle famiglie, nelle associazioni, che sia scisso, tenuto separato, bipolare, direbbe forse Bino Sajid, rispetto poi a quello che le persone sono. Quindi si conclude così questo corso, apre a quello dell'anno prossimo che vorremmo, vediamo poi, non mettiamo paletti. Più centrato, ancora più centrato sull'essere umano. Abbiamo la fortuna di avere oggi due relatori che ci aiutano in due sensi. Il primo è quello di fare due discorsi che sono, da un lato, molto dal punto di vista teorico, diciamo teorico, scusatemi il termine un po' brutale, che è il professor Ben Asayag, filosofo e psicanalista di fama mondiale. Che ha accettato veramente molto carinamente il nostro invito, nonostante le difficoltà logistiche che ab inizio erano evidenti. Professor Ben Asayag conduce studi interdisciplinari sul rapporto tra complessità tecnica e psiche. Quindi il suo contributo, ma credo che molti di voi abbiano già letto molto del professore. Mentre invece, proprio nell'ottica di tenere insieme il pensiero e la vita concreta, abbiamo il contributo anche del professor Francesco Comelli, che è docente di etnopsicopatologia a Urbino e che ha indagato il rapporto tra la cultura e la cura della psiche, in contesti concreti. Quindi abbiamo la fortuna di poter interagire sia sotto due versanti, uno più teorico, uno più pratico, ma anche, lo dicevo prima, sperimentando una nuova forma, grazie alla disponibilità del professor Francesco Comelli, cioè di assistere ad una intervista tematizzata e poi diciamo, calata nel contesto lezione da Paolo Masciocchi, componente del nostro comitato scientifico, e all'interazione diretta, quasi in dialogo, una specie di dialogo offline, con il professor Comelli, poi naturalmente è chiamato a metterci diciamo, a disposizione la sua grande esperienza sul campo. Naturalmente il riferimento è come sempre bibliografico, abbiamo due libri di riferimento, quindi oggi, Funzionare o Esistere, di Manuel Ben Asayag, e poi diciamo possiamo fare riferimento per quanto il professor Comelli ha il cuore segreto. Grazie a tutti per il grande interesse e lascio la parola a Paolo Masciocchi per la prosecuzione della lezione, l'introduzione al tema. Buongiorno. Grazie Luca, buongiorno a tutti. L'incontro di oggi, come detto, si struttura in una dinamica di relazione, che è una cosa che a noi piace perché richiama un senso della comunità e anche una produzione dei contenuti,
è una riflessione che è composita non solo per questo affiancamento teorico-pratico, ma anche per la provenienza di due esperienze diverse di alto livello. Gad Benasayag ha costruito in un certo senso la fortuna del suo pensiero mettendo insieme tante componenti che provengono da discipline diverse. In Francia si è occupato addirittura di intelligenza artificiale, ha questa capacità di lettura analitica attraverso uno sguardo filosofico della realtà che soprattutto nella lettura di alcuni filosofi post-marxisti che gli garantisce anche di Foucault, che gli garantisce la possibilità di leggere a fondo in un certo senso con senso di critica sociale quanto attraversa i nostri tempi. Oggi il titolo del nostro incontro appunto è attraversare le paure sociali. L'idea è quella di comprendere quanto un apporto della comunità, di un senso etico, di una cultura, della conoscenza, possa essere di supporto e di aiuto per arrivare a trovare un innesco oltre questa catena del Covid, della pandemia, che è il tema scatenante del corso di quest'anno. D'altra parte, il professor Comelli, che è, come diceva Luca, è docente di etnopsicopatologia, ha formato una qualità non solo della sua componente di studioso, ma anche di nelle attività che svolge, nella psicoterapia e anche psichiatra, tenendo conto che la cultura è un fattore che permette, garantisce la possibilità di un risollevamento della persona, e lo fa attraverso dei magnifici gruppi. Io, quando ho conosciuto nella mia attività in realtà professionale come avvocato, ho conosciuto il professor Comelli, ho avuto modo poi anche di conoscerlo sotto un piano delle sue attività, ne abbiamo parlato, mi ha mostrato quanto è in grado di fare, e attraverso la relazione, le competenze, le qualità umane di fronte ai momenti di crisi della persona, e quanto l'apporto clinico, addirittura farmacologico, venga ridotto grazie a questa struttura della attenzione umana alla persona che si connette, si riconnette con un ambiente. Ecco, quindi abbiamo la possibilità di vedere questa tematica sotto due punti di vista che hanno provenienze bibliografiche di approfondimento diverso. Per esempio, il professor Comelli si riferisce soprattutto agli studi di Wilfred Bion, che è uno studioso britannico che si è occupato dei gruppi, in qualche modo, dei rapporti tra la psiche e la comunità, e ha individuato anche strumenti di importanza nell'analisi, nell'approccio delle relazioni sociali nell'ambito della psiche, e quindi la capacità di focalizzarsi su alcune problematiche fondamentali per permettere alla persona di condurre un percorso, no? E non solamente di conoscere se stessa, no? Come accade nell'ambito della lettura della psiche, e le proprie problematiche, ma soprattutto quella di affrontare con senso di pienezza la propria vita. Ecco, in questa doppia presenza, la struttura dell'incontro adesso si svolgerà con delle porzioni dell'intervista di Miguel Benasayag, che verranno adesso riprodotte in video, della durata di 10-15 minuti circa ciascuna, e quindi vi chiederemo la pazienza di ascoltare con attenzione, perché comunque sono pezzi molto densi e di particolare acume intellettuale, a cui farà seguito per ciascuna un intervento che parte ovviamente dalle istanze, dalle osservazioni fatte dal volume di Francesco Comelli, professore Cuore Segreto, e dalle sue esperienze appunto pratiche nell'ambito dei gruppi che segue, delle attività di psicoterapia e delle appunto delle ricadute che ha potuto conquistare nel corso degli anni in una grande esperienza. E quindi in questo senso direi che possiamo cominciare. Io affido la parte tecnica a questo punto, primo sviluppo dell'intervista fatta con Miguel Benasayag, e che traccia alcune tematiche relative al rapporto tra biopotere, complessità e psiche, e poi andiamo avanti a discutere con Francesco Comelli.
Grazie. Allora, ringrazio anch'io molto Miguel Benazayag per la sua presenza. Quest'anno il corso di formazione politica dei Circoli Dossetti di Milano, che è un punto di riferimento e un faro per la costruzione di una visione organica nelle riflessioni in Italia, ma dovrei dire anche in un ambito europeo, di quelle che sono le sensibilità e le problematiche più evidenti, anche nel tracciare una linea di prospettiva, toccando vari argomenti che provengono da discipline diverse, quest'anno ci ha portato a riflettere su un argomento centrale, che è quello della pandemia e delle conseguenze e ribaltamenti di questa pandemia Covid, che è il titolo del corso di formazione di quest'anno. E la chiusura, appunto, riferita a quest'opera di Miguel Benazayag come base della nostra riflessione, Funzionare o esistere, che è edito da Vita e Pensiero in Italia, è stato tradotto in diverse lingue, è uno dei punti di riferimento chiave di un lungo percorso di riflessione che nell'attività di Miguel Benazayag come filosofo e psicanalista ha condotto verso la proiezione, una visione di quello che, di quelle che sono le principali problematiche e le questioni che emergono nella complessità sociale postmoderna o ipermoderna, per usare le due parole che vengono preferite da Benazayag in questa ottica di lettura sociale, psicosociale dovremmo dire, per capire e alimentare un dibattito che vede nel soggetto, nella persona e nelle sue complessità, anche nelle sue difficoltà, una necessità di ritrovare degli elementi portanti in funzionare o esistere. Che è stato pubblicato almeno in Italia nel 2018, ci sono molte delle premesse che oggi stiamo vivendo in un'epoca particolare attraversata da una pandemia, e io ho voluto mantenere come indicazione di appunto per questo incontro questo volume, che è stato edito prima di questo momento di difficoltà che caratterizza anche la nostra riflessione del corso, perché ci ho trovato già tutto praticamente. Molti degli argomenti importanti per riflettere del soggetto, sul soggetto, sulla società, sulla relazione tra, dovrei dire, la complessità sociale e la dimensione umana, già sono ben concepite e attraversate da queste poco più di 100 pagine di davvero sintetica e fondante riflessione delle questioni sociali più rilevanti che noi ci troviamo ad affrontare. Ecco, in questo senso io volevo parlare con dare questa indicazione, questo impulso per partire con questo nostro piccolo dialogo, e volevo chiedere se a Miguel Benazayag se questa situazione in cui ci siamo trovati in quest'ultimo anno di pandemia non hanno accentuato ancora di più dei meccanismi che già sono stati ben rilevati all'interno del libro, cioè il problema di un'esistenza e di una cattività in cui gli aspetti del funzionamento dell'essere umano e della sua complessità si sono trovati in crisi, si sono trovati a essere messi in discussione in qualche modo, e se questa relazione tra il funzionare ed esistere oggi sia ancora più vivificata e abbia ci siano state delle tracce ancora più evidenti di quanto emerso in questa abilissima e interessante illustrazione nel libro. Bene, buongiorno, ti ringrazio Paolo, Luca, Walter della vostra invitazione. Sono molto contento che il mio lavoro vi interessi. Mi fa veramente piacere. In realtà, per rispondere alla tua prima domanda, io posso dire che è vero che questa crisi di pandemia, che per noi non è semplicemente una crisi sanitaria, è una crisi veramente che ingloba, no? Mette dentro elementi, dei vettori antropologici, sociologici, economici, culturali, tutto, no? È veramente una crisi, e questa crisi è un'accelerazione
questo che sta accadendo dopo un certo tempo. Cosa accade dopo un certo tempo? Ebbene, questo che accade non è una crisi dal mio punto di vista, è veramente un cambio d'epoca. Noi stavamo cambiando, noi non solamente gli umani, no? Il mondo conosce dopo qualche decennio, no? 50, 60, 70 anni, il comincio è veramente un cambiamento d'epoca, un cambiamento d'epoca. Io penso che questo non è un dettaglio linguistico di dire cambiamento d'epoca o crisi, perché crisi vuole dire un momento duro, cattivo, interessante anche, ma che finisce un momento, no? E che ritorna un po' la norma come prima. Oggi per me, per niente, per me si trattano veramente di un cambiamento d'epoca che questa crisi chiamata del Covid ha accelerato di entrare in questa nuova epoca. Questa nuova epoca è una epoca veramente dove in rapporto a funzionario esistere, in rapporto a questo, come già Hobbes, no, l'aveva detto, no, questa disgiuntiva tra sicurezza e libertà. Se noi possiamo mettere sicurezza del lato di funzionare e libertà del lato di esistere, no? Per me le due non sono una indipendente dell'altra, no? Ogni esistenza implicano dei funzionamenti, no? Il problema è giustamente separare questo, no? Oggi la gente ha una paura terribile. La paura cresceva, no? Prima la crisi del Covid cresceva, stavano salendo una paura terribile a rapporto a un futuro, un orizzonte futuro molto molto minaccioso. Dunque, quando la gente ha paura, questo che accade è che vogliono un leader, vogliono un capo, no? Vogliono qualcuno che sia capace di dire cosa dobbiamo fare in cambio della promessa di sicurezza, perché la sicurezza non è mai che una promessa da sempre, no? Non protegge di niente. Dunque, in realtà, ho avuto due cose. Uno, un'accelerazione di questa algoritmizzazione, meccanizzazione della vita, no? E dall'altro lato, effettivamente, un desiderio molto grande di non riscarsi troppo a vivere, no? Di non riscarsi troppo a vivere. Tutto diventa minaccioso, l'altro diventa minaccioso. Dunque, in questo senso, la prima risposta che posso darti è che in realtà, prima, è questo cambiamento d'epoca e la paura terribile. Io sempre faccio referenza a questo, al Galileo di Brecht, no? Ma anche al dialogo tra due mondi di Galileo lui stesso, no? Dove veramente noi siamo in questa epoca, dove l'alto, dove il basso, no? Dove il nord, no? È un orizzonte che appare come saturato, no? Mi sembra che questa è la nostra realtà. Dentro questa realtà, bene, noi dobbiamo vedere come si vive, come si assume questo, perché nessun essere vivo e umano anche meno può celere la sua epoca. Noi dobbiamo essere all'altezza della nostra epoca. Bene, ottime indicazioni che vengono da questa prima risposta, e quindi mi pare di ritrovare tutte le questioni che già nel 2018 sono state affrontate sul tema del cosiddetto biopotere. E quindi di questa indicazione tra l'ambivalenza tra la tecnica e la libertà, che oggi appunto ha preso ancora di più una vena decisionistica anche nell'ambito della politica. Vorrei capire ancora meglio questa indicazione del biopotere, no? Di questa così, di questo elemento che sembrerebbe essere una caratterizzazione tipica delle nostre società postmoderne, in cui questa estremizzazione della pandemia ci ha dato appunto un contributo ulteriore. E vorrei capire, anche nella prospettiva di una post-pandemia, questa soluzione, tra questa relazione tra la concentrazione di alcune questioni che riguardano la nostra fisiologia sociale e le questioni delle decisioni che in qualche modo influenzano poi quello che noi facciamo come società, avranno ancora a che fare con queste tensioni sempre più estremizzate, che poi sono nella logica del biopotere, o ci sono altri elementi che nella complessità sociale
possiamo indicare come caratteristici del tema contemporaneo. Sì, in rapporto al biopotere, semplicemente io faccio referenza al mio lavoro a Foucault, evidentemente, no? Quando lui parla di biopolitica. La biopolitica è quando il potere si occupano della biologia, del vivente in tanto essere biologico, no? Che va a gestire la popolazione con dei corpi che non sono i nostri corpi, per dire così, sono dei corpi dislocati, no? Si occupano per esempio di malattia di cuore, di malattia respiratoria, no? Dunque va a dislocano i corpi, gli organismi, per integrarlo dentro dei meccanismi, dei combinatori, macro combinatori. Quando Foucault parlava di questo era un po' immaginario, un po' fantascienza, no? Ma adesso è chiarissimo, perché adesso noi vediamo come nel rapporto con macchine, algoritmiche, robot, tutto questo, esistono questa dislocazione di corpi, che sono le parti di corpi sono incorporate a queste combinatorie. Io ho lavorato su tutto intorno al cervello, da anni e anni lavoro intorno al cervello, e ho lavorato per capire come il cervello, no? Incrociato con le macchine algoritmici, funziona in forma non integrata, no? Funziona in forma non integrata. I circuiti cerebrali sono catturati per i circuiti della macchina come un elemento tra altri, no? In certo modo è come una certa caricatura, no? De dire, quando si dice ressources humaines, no? Come si dice ressources humaines, no? Non so come si dice, risorsa umana, no? Esatto, risorsa umana. Risorsa umana, e risorsa umana tra le altre risorse, no? E dunque con le risorse tu fai cosa che tu vuoi, non è più l'essere umano come... tutto questo, per la gente che sono un po' allontanata dalla biologia, non sanno che da tempo in la biologia di sintesi, la biologia molecolare, questa dislocazione dove il vivente è concepito semplicemente in modo bottom-up, no? E dunque articolabile in modo diverso, no? In questo senso è vero che questo che sta cambiando è anche il concetto, il contenuto stesso di cosa si dice per un essere umano. Per fare un parallelo che a me mi piace molto e che mi sembra giusto, dopo che Mancuso, no, ha sguardato i pianti in altro modo, i pianti, il concetto anche dei pianti, la tassonomia non è più stessa. No? E per noi accade la stessa cosa. Ernest Cassirer, no? il fenomenologo, no? post-kantiano, neo-kantiano, bene. E lui dice una cosa che noi dobbiamo capire chiaramente per cercare a vedere un po' i cambiamenti di noi stessi, nella nostra scienza anche. Lui dice: l'oggetto non è la fonte del sapere, l'oggetto è il prodotto del sapere. No? L'oggetto, dunque questo oggetto, l'uomo, la pianta, è il prodotto del sapere. Quando Stefano Mancuso parla di pianti, non sguarda la pianta per dopo produrre un sapere. Con un procedimento di sapere diverso va a produrre un altro oggetto che continua a chiamarsi pianta, ma tra le altre cose in biologia ha fatto una rivoluzione che è odiato per tre quarti dei colleghi, no? Perché ha fatto una rivoluzione, una eresia terribile, che de rendere porosa, no, la frontiera tra animali e vegetali, per esempio, no? È un peccato. Bene, questo che accade con i pianti, questo cambiamento di oggetti, questo è un oggetto in modo laico, è una scienza, questo che definisce che una cosa è questo che. Bene, noi in tanto umani, tanto viventi, stiamo soffrendo questo cambiamento. Dunque il biopotere vuol dire questo, vuol dire che la tassonomia, il modo di vivere, il modo di essere legati all'ambiente, questo sta cambiando. Come fenotipicamente non cambia molto,
no? Noi rimaniamo più o meno, no? Stessa forma, no? Come fenotipicamente, grosso modo, non si vede questo cambiamento, non si vede questo cambiamento, ma è veramente un cambiamento di questo che si chiama l'essere umano, no? Dell'individuo che si pensava in un modo un po' delirante, come assolutamente autonomo del medio, no? Noi oggi vediamo che no, che un essere vivo è un nuto di legame, per esempio. Bene, questo per parlare un po' di biopotere. Intorno alla decisione, effettivamente un'altra cosa che è assolutamente disconstruita è l'idea del libero albedrio, no? Di dire io ho deciso cosa faccio. In realtà, per essere corto in questo, in realtà tutto questo che di macchine, la tecnologia rende possibile, diventa rapidamente obbligatorio. La alta tecnologia è diventata ultimamente, dei 20-30 anni, una fonte dei valori e di normatività senza che c'è nessun umano per decidere altra cosa. E questo è vero nella macroeconomia, nella medicina, nella demografia. Bene. Ok, questa era la prima parte dell'intervista che siamo riusciti comunque a riprodurre in qualche maniera. Tenete conto dei macro argomenti, troverete molte interviste in giro anche in italiano di Vanessa Yag. Ci sono argomenti che sono totalmente originali, le considerazioni fatte in questo contesto sul tema della, per esempio della botanica e del rapporto tra biologia animale e altre biologie, riguarda un tema che potrebbe apparire lontano dal contesto della lezione di oggi, invece è fondamentale, cioè noi non possiamo più trattarci come soggetti discontinui, staccati dal contesto, dall'ambiente in cui ci troviamo. E questa relazione che può essere visualizzata nel rapporto tra macchine e persona, tra soggetti biologici e altri soggetti biologici, vale anche nel tema della psiche ed è fondamentale, cioè l'uomo non è un'isola, no? Abbiamo la necessità di riconsiderare l'esperienza organica dell'individuo. Io in questo senso, rivolgendomi a Francesco Comelli oggi, chiedo, professore, cos'è l'esperienza dell'ambiente sociale umano oggi nel contesto di questa crisi e anche del contesto di questa cultura destrutturante che non ci mette, come direbbe Miguel Benazayaga, in un'ottica di complessità, ma ci mette in un'ottica di scomposizione che rovina la psiche. Ecco, vorrei qualche considerazione da parte sua. Grazie a Paolo Masciocchi e grazie alle persone che sono intervenute e anche ai circoli d'Ossetti. Mi sembra così che tutte le persone che oggi condividono questa passione per un intellettuale così specchiato come Benazayag, sono persone che si stanno interrogando, no? Giustamente, o che portano avanti un loro percorso, insomma, no? Su questi temi di cui Paolo Masciocchi stava dicendo, cioè sulla nostra relazione, cioè come possiamo noi utilizzare questo enorme, sconvolgimento che è venuto dall'esperienza della pandemia come un'occasione di riflessione e di trasformazione. Intanto come l'abbiamo vissuta, come l'abbiamo attraversata. Ieri ricordavo, molto brevemente ai gentili organizzatori di oggi, qui sono stati molto bravi in tempo reale a riprendere la situazione, come Benazayag era uno degli autori che io leggevo, insomma ci sono diversi autori che sono occupati di psiche e società, cioè di rapporto tra psicopatologia e cultura, cioè modi in cui noi soffriamo o ci ammaliamo o i modi in cui noi portiamo fuori i nostri malesseri
è il contesto in cui nasciamo, cresciamo e siamo consapevolmente o inconsapevolmente, orientati, insomma, o attraversati da un clima comune che magari noi sentiamo come un qualcosa di, di inodore, di insapore, insomma, no? Di un'acqua che beviamo, un'aria che respiriamo, magari siamo abituati a respirare quell'aria, quell'acqua, e però invece quell'aria e quell'acqua hanno un certo senso, hanno una certa coloritura, hanno una certa funzione, determinata da che cosa? Determinata da, dalle, come potremmo chiamare, dai contenitori sociali, dalle organizzazioni sociali, dalle organizzazioni familiari, insomma, in fondo, dalle modalità in cui le emozioni vengono gestite e organizzate a diversi livelli, a livello familiare, a livello relazionale madre-bambino, a livello più allargato le istituzioni, a livello politico anche a volte si diceva, no? Per cui, purtroppo non sono più giovane, però insomma da giovane non ero un grande studioso, per motivi diversi che adesso non vi sto a dire, però non ero propugnatore dello studio, della cultura, eccetera, eccetera, ero certamente inserito, cercavo di darmi una spiegazione del mondo, però ecco che questo ha fatto sì, insomma, in sostanza, che le mie riflessioni di cui adesso si sente quello che dico, sì. Ha fatto sì che le mie riflessioni di oggi siano partite non solo da dei riferimenti, ma anche dalla clinica, dal modo in cui io ho conosciuto delle persone che avevano bisogno e mi sono ritrovato a fare questo mestiere. E mi sono interrogato su come mai alcune persone, soprattutto giovani o appartenenti a un mondo che è cambiato in un certo senso, erano più difficilmente curabili delle persone di un mondo precedente. Questo ha attivato in me, anche in altri, anche con l'aiuto di autori come Benazayag, una riflessione sul rapporto tra destino delle emozioni dei gruppi e comparsa di sintomi nelle persone, insomma. Per cui, poi adesso Paolo Masciocchi mi dirà quando devo fermarmi, quindi io aspetto lui certamente, però fondamentalmente una delle interrogazioni che ha anche preceduto il Covid e che riguarda questo rapporto tra soggetto e collettività era partito dal fatto che paradossalmente studiando un po' le modalità con cui l'uomo ha dovuto trattare tutta la distruttività del secolo scorso, tutto l'aspetto cattivo, che è venuto fuori in maniera, senza limite nel Novecento, che a seguito di queste manifestazioni così destrutturanti, è subentrato una modalità di trattare, di allontanare i problemi dell'uomo attraverso la tecnologia, il consumo, la ricchezza, l'abbondanza, quasi negando la morte, negando tutti gli aspetti difficili dell'esperienza. Posto che non siamo solamente a dover vedere la difficoltà della vita, ma poi, come vedremo, anche a scoprirla in tutte queste nostre risorse, però, come se io e altri ci siamo accorti che
i pazienti di oggi portano fuori quello che la società non ha più trattato, ossia la distruttività, la morte, cioè come se la tecnoscienza avesse un po' illuso famiglie, adolescenti, giovani, dell'assenza della, diciamo, del limite, della difficoltà, o anche proprio quasi come dire, come se, se la società non ti dà difese culturali, umane rispetto al tema della vita, al ciclo di vita, alla morte, eccetera, ecco che allora i pazienti te lo presentano subito questo problema qua, subito, in diretta, te lo fanno vedere. Quindi adolescenti che hanno una grossa confidenza col morire e che chiedono qualche cosa che li aiuti a non morire, insomma. Adolescenti, giovani, bambini che spesso soffrono di situazioni, come dire, magari hanno tutto, magari hanno, sono, diciamo, vivono con una grande capacità tecnologica, ma magari in contesti socioculturali che non hanno aiutato a dialogare sugli elementi più delicati, più nascosti della nostra vita, oppure anche sugli aspetti proprio dell'esistenza. Ecco, il funzionare, no? Siamo tutti dei grandi funzionatori e in epoca pre-Covid abbiamo avuto, cioè noi prima del Covid eravamo, cioè, immersi anche in una società abbastanza pazza, come dire, no? Grandi pretese, di grandi rendimenti di tutti, in tutti i campi. Ecco, il Covid è vero che è stato un'occasione di ripensamento, come diceva Benzè, di cambiamento, e quindi, diciamo, come dire, un momento di riflessione e anche di attraversamento di tante. Per esempio, se prima si pensava che la tecnologia risolvesse tutto, oggi una delle angosce sociali è stata quella che ci fosse una grande indeterminatezza e, diciamo, paura che non riuscissimo subito a identificare, insomma, con gli strumenti, diciamo, questa situazione così difficile. Quindi una tecnologia che per la medicina ha voluto dire tanto, per la psiche è, diciamo, un tema più diverso, ecco, più ancora diverso. Se non vorrei portare via troppo tempo, ecco. No, mi sembrano le considerazioni che vengono proprio conseguenti per come ho avuto modo di conoscere la sua attività, professor Comelli, e quindi entriamo proprio nell'ottica giusta per la seconda parte del video, che tratta più del tema del rapporto tra l'informazione e la psiche, cioè come ci possiamo focalizzare a questo punto. Ecco, adesso sentiamo cosa ne pensa Benazai Yagh. Io, ecco, di fronte a questa linea di continuità, mi interessava capire anche questa cosa che trovo interessante, cioè sembra che oggi nel discorso generale di relazione tra la persona e l'informazione che viene generata tanto dalle decisioni politiche veloci, questo stato di eccezione continuo, no? Come direbbe Schmitt, tanto nella comunicazione legata anche alla biologia dell'eccezione, ma dovremmo dire alla considerazione generale di come dobbiamo gestire complessivamente, biologicamente, fisiologicamente la nostra vita, mi sembra che si stia ragionando sempre di più in un'ottica binaria, cioè come se esistesse, un po' come nell'informatica tradizionale, solo uno 0 e un 1, e quindi quello che nel libro di Miguel Benazai Yagh viene definito come una sorta di matematicizzazione, di riduzionismo, anzi meglio ancora, della decisione a degli elementi che sono sempre più, sempre meno in grado di tenere conto della complessità. Ecco, credo che questo sia un altro passaggio fondamentale, cioè ciò che passa dalla biologia e dalla lettura sbagliata di un'ibridazione ancora scorretta tra il mondo della tecnica e il mondo della biologia, mi pare che si stia riproponendo anche tra la società, la decisione e la persona, e quindi che ci sia una visione riduzionistica che, da un punto di vista scalare, come diremmo nella complessità, si riproduce negativamente, postmodernamente, ipermodernamente su più piani. Anche su questo mi piacerebbe avere una riflessione. Sì. Ti dico, Paolo, prima per parlare un po' di informazione, no? In realtà io ho lavorato molto, come tu l'hai detto, no? Dal punto di vista biologico, neurofisiologia in particolarità, no? In particolare.
per cercare di capire perché questa credenza molto forte durante la modernità di che un essere umano informato è un essere umano libero che può agire, no? E effettivamente noi vediamo con sorpresa che più noi abbiamo di informazione, meno noi possiamo agire, no? Noi siamo in questa società postmoderna assolutamente sommersi in informazione e l'informazione non provoca l'agire. Bene, da un punto di vista neurofisiologico, ma è un po' lungo, ma io dico rapidamente, no? Noi abbiamo capito che in realtà il problema è che l'informazione che arriva alla coscienza, no? L'informazione simbolica, per dire così, no? Alla terrazza, no? Che arriva, non può provocare l'agire, perché per agire un corpo c'è bisogno di capire, e la comprensione è sotto condizione di corpi, no? Va a seguire, da un punto di vista neurofisiologico, va a seguire la linea della percezione, la percezione è il rapporto biochimico-energetico con il mondo di ogni organismo, la apercezione, no? Questo che io apercepisco, che è un sottoinsieme della percezione, no? La apercezione è quando io comincio a distinguere un io e non io, no? Un sua e non sua, no? E dopo questo arriva alla coscienza, quando c'è, quando l'animale in questione c'è la coscienza. Bueno, questo vuol dire che noi non aspettiamo un'informazione per agire. E l'essere vivente siamo sempre prima in azione, perché la percezione è tutto un lavoro del legame con il medio, di capire questo, di produrre d'immagine. Dunque, in sintesi, in realtà l'informazione decontestualizzata non solamente non produce l'agire, ma può inibere l'agire. Dunque, il nostro mondo sempre più virtuale, no? Il nostro mondo sempre più virtuale, dove il corpo sono sempre di meno impegnati, no? Ma questa è una conseguenza inevitabile, la incapacità a agire. Questo in rapporto all'informazione. Faccio un salto per andare alla bipolarità. In realtà la bipolarità è una cosa che oggi in modo molto visibile è questionata in rapporto al genere sessuale. Noi fa 40 anni che noi lavoriamo nella critica all'universalismo astratto, no? E fa 150 anni che Marx ha scritto una critica all'uomo astratto, no? Nel suo libro La questione giudea ebraica, no? Dove parla di questo uomo astratto, uomo deterritorializzato, direva Deleuze, no? Deterritorializzato, senza corpo, questo uomo che non è né una donna né un uomo, né bianco né nero, non c'è religione, no? Perché deve essere una pura coscienza, è l'uomo Cartesio. Bene, Cartesio è il papà della bipolarità, no? Cartesio ha separato l'uomo della donna, il pazzo del saggio, il dormente del svegliato. Bene, dunque, giusto a finire a una definizione dell'essere umano che è una cosa, una coscienza, un'anima assolutamente astratta, no? Che è deterritorializzata e impotente da questo punto di vista. Questa bipolarità effettivamente finisce, esplode nel 1900, no? Nel 1900 da un punto di vista scientifico, da un punto di vista artistico, quando l'arte va a questionare il sguardo del soggetto in rapporto all'oggetto artistico, quando comincia tutta questa, e evidentemente la famosa fisica quantica che tutto il mondo parla, no? Senza troppo sapere perché, ma che va a almeno dire più o meno che non esiste un soggetto che è fuori del mondo, no? Che osserva il mondo. In questo, diciamo che in de là di tutte le bugie che si dicono intorno alla fisica quantica, questo è vero. È vero che non c'è un soggetto che va a estrarsi, si dice, del mondo per conoscerlo, no? Perché io so che io parlo un italoniol, ma sia comprensibile. Dunque, va benissimo. E questo è il passo della vera bipolarità di Cartesio e della modernità, è questo essere umano che si chiama l'uomo, non si chiamava l'essere umano, l'uomo, va a estrarsi
del mondo per conoscerlo e dominarlo, diventare maître et possesseur, amo e possessore del mondo. Bene, questa bipolarità è la madre, il padre di tutte le bipolarità di dopo, uomo e donna, bianco nero, saggio, pazzo, no? Questa bipolarità, pianta, animale, tutta questa separazione, che per le saggezze dell'Estremo Oriente o per le culture indie da noi è pazza questa, tutta questa separazione, perché né nel totemismo, né nell'animismo, né nell'analogismo, che sono le altre grandi forme, no, di organizzazione dell'umani, no, non esiste questa divisione così, no? Non esiste questa, sono d'altre divisioni, non esiste nessuna cultura dove tutto è mescolato, no? Questo non esiste, ma sono di altre linee di divisione. Bene, questo è questionato, dopo un secolo, più di un secolo, è questionato, è messo in causa. Oggi quando le giovani parlano di genere, no? Un uomo non è un uomo, una donna non è una donna. Ebbene, questo vuol dire che sta arrivando al senso comune questo che accade dopo 120 anni dentro la scienza e l'arte, la ricerca, che è la messa in causa della bipolarità. E per dire così, tra due poli tutto esiste, l'unica cosa che non esiste non sono le due poli, no? Le due poli sono un'ipotesi. Ecco, io trovo, c'è una questione molto interessante che nella psicologia credo abbia dato un grande impulso, cioè riuscire a mettere dentro il tema dell'azione che prima, di cui prima sentivamo, col tema anche della relazione cognitiva, tra l'altro è un tratto che mi sembra molto tipico di una esperienza di cui una parte della cultura di Miguel Benazayag è ricca, cioè della sua provenienza di tipo ebraico, di cultura ebraica, cioè l'azione non si distacca mai da una questione teorica. Devono stare sempre insieme, e non solo, ma il mondo deve poter essere visto nella sua complessità e non in tanti frammenti. Questa costruzione della frammentazione, dovremmo dire che è più tipica di un certo mondo platonico, no? Di una certa area greca, che so che ha criticato bene anche nel funzionario esistere. E questa, ecco, questa parte di cui ringrazio è importante per capire come in realtà noi siamo ancora alla ricerca di una dimensione in cui l'esistere, che non è certamente separato dal funzionare, ma deve stare insieme, deve sovraintendere, no? C'è un qualcosa che sta sopra ed è più ampio rispetto a qualcosa che sta sotto, ancora ci deve dare delle risposte, e le stiamo raccogliendo anche in queste gravi difficoltà, nelle dinamiche dei prodotti dell'essere umano, dell'azione che dobbiamo ritrovare dopo questa situazione anche di particolare disagio. Ebbene, io a proposito invece di un argomento che gli psicologi invece colgono per negatività, volevo fare una domanda a Miguel Benazayag, cioè spesso viene trattato il tema della paura e delle sofferenze come questioni sempre di partenza per discutere dell'oggi, cioè adesso abbiamo delle questioni che si sono aggiunte, no? E che fanno a pandan sulla sofferenza già generale di una società divisa, frammentata. Ecco, mi piace pensare che, siccome anche di questa intuizione ho letto delle ottime cose, che non sia la sofferenza, sempre la sofferenza o la crisi o la paura, in qualche modo, a essere il filo conduttore, il fil rouge della persona, e però vorrei sentirlo dire da uno psicologo e sapere perché non è questo il filo fondamentale che ci potrà portare fuori da un discorso di soluzione della postmodernità e dell'ipermodernità. Sì, in realtà noi spesso siamo attentivi alla sofferenza, questo che vi chiama, no? Questo che vi convoca, ma in realtà l'essere umano in particolare, ma il vivente in generale, lo proprio della singolarità del vivente è questo agire. E l'agire è la gioia. L'agire è la gioia, perché è grandire la potenza d'agire, no? Questa, come Spinoza va a definire, no? Aumentare questa potenza d'agire è la gioia. Questa gioia che va a creare dei legami, articolare, a comporre con gli altri, no? Fare grandire il comune,
per ingrandire questo che è comune, comune al vivente, comune all'essere umano, comune al medio, no? Dunque, per me questo che è primo è sempre la gioia e l'agire. Sempre è primo questo. Ma noi possiamo dire, ma perché è primo sì? Noi reagiamo, noi agiamo, no? In rapporto al problema di mondo, al problema di mondo, al problema del paziente. Perché dunque la gioia è prima se noi agiamo in rapporto a dei problemi? Sì, ma questi problemi non esistono indipendentemente del nostro agire. Un problema è nominato problema, identificato come problema, perché io posso agire, io posso avere un desiderio, una gioia forte come per designare una cosa che può essere dura, designarla come ingiusta, dolorosa. No, non so se è chiaro questo che voglio dire. Per esempio l'ingiustizia, la sofferenza, non esistono per sé. Questo è così. L'ingiustizia e esiste solamente perché io con un sguardo straordinario, nel senso che lo straordinario è sempre nel sguardo, non è la cosa per sé, con un sguardo straordinario faccio che questa cosa ordinaria diventa per noi straordinaria. Straordinaria vuol dire questo è raro, questo accade una cosa. Voglio dire questo perché in realtà io sono assolutamente opposto, no? A tutta posizione passiva dove io devo reagire all'ingiustizia, devo reagire al dolore, devo reagire. Noi non reagiamo, questo è difficile da dire, non reagiamo, reagiamo sì, a niente, no? Come si dice? Non reagiamo a qualcosa. Non reagiamo, non stavano troppo lontano, dunque. Non reagiamo a niente, no? In realtà noi agiamo, in questo agire io trovo la possibilità di ultrapassare un problema. Ma sono io che lo definisco come un problema, no? Per esempio, questo dentro della ricerca medicale, no? È perché io posso, c'è una potenza superiore che io posso determinare un dolore, una sofferenza, una malattia che fino a qui era normale, posso definirla come un problema. I problemi non esistono per sé. I problemi esistono perché il mio agire, dunque la mia gioia, permette di vedere qui, dentro di questo ordinario, questo che la gente dicono, come il poliziotto dicono dappertutto, circolate che non c'è niente a vedere, tu dici... No, c'è una cosa da vedere, io la vedo e la cosa mi sguarda da più, no? È così. Dunque, da un punto di vista psicologico, è vero che io articolo il mio lavoro scientifico con il mio lavoro clinico, no? E politico, dall'altro lato. Ma c'è un denominatore comune che è quello dell'agire come primo, in rapporto a... in rapporto al problema, in rapporto alla sofferenza, perché se no, e in questo non so se è esagerato dire, ma in realtà esistono, è vero, dentro della tradizione giudaica, io sono assolutamente laico, no? Ma de famiglia, de cultura giudaica anche, no? Esistono dentro della tradizione giudaica un orrore della morte, no? E una rivendicazione della vita. Della vita, no? Della vita. E Spinoza in questo senso rappresenta questo, no? E a me mi dispiace moltissimo questa pena permanente, dolore permanente, perché questo che è interessante è se tu vedi qui una pena è perché tu c'hai la gioia capace di definirla come una pena e dunque oltrepassare questo. Altrimenti questo, se no, se io rimasto in la pena e nel dolore, qui entra questo che Lacan, che non è un santo della mia hotel, no? Ma anche Lacan va a chiamare questo il godimento, no? Come dice il vostro compatriota Lacan, come si chiama? Ho capito chi si riferisce, molto presente in televisione, Lacan dice effettivamente. Ecco, noi abbiamo questa visione della psicologia che è molto televisiva a volte e che deve inquadrare per forza il tema della che passa dalla frustrazione alla jouissance, e quindi c'è questa mediazione continua, no?
Allora, era una parte molto densa questa dell'intervento di Miguel Benazeyag, che tratta almeno di tre tematiche insieme, su cui cerco di fare velocissima sintesi per l'intervento di Francesco Comelli. Diciamo, sono tre tratti che in realtà vanno insieme. Un tema dell'informazione, e quindi il tema dell'informazione significa che noi siamo disorientati nella società postmoderna, ma perché abbiamo troppe informazioni. Però dobbiamo anche cercare quali sono quelle giuste per arrivare a capire l'individuo. E perché l'individuo si capisca da sé, in un certo senso, nella relazione col mondo, che è il grande problema della psicologia. Ora, e della psicanalisi e della psichiatria nell'ambito dei temi patologici. Ora, il problema è che, come dice la seconda grande questione, Benazeyag, non esiste un individuo che è fuori da sé, che si può guardare da fuori per vedere. L'unica osservazione ammessa è quella dall'interno. E questo è uno dei grandi problemi della scienza contemporanea, tra l'altro, perché noi abbiamo sviluppato una scienza che è tutta basata sull'osservazione esterna. Figuriamoci quando trattiamo del tema della psiche. Da qui la grande confusione che è stata ricondotta, per esempio, al tema della binarietà, no? E quindi che tutto quello che... Questo è un tema cartesiano, platonico, ma il problema è che quando è tanto complesso, allora bisogna per forza creare una distinzione tra due poli, per forza, no? E quindi bisogna ridurre tutto a delle scelte compartimentate molto secche. Attenzione, è vero che anche il tema del genere ne è ricompreso, ma ne è ricompreso nel senso postmoderno, cioè c'è stato un alimentarsi continuo della nostra visione contemporanea alla sistematica demolizione della nostra relazione di genere, uomo-donna, con l'esterno, e quindi a porsi il dubbio dall'interno. E questa cosa ha decostruito ancora di più la persona e le relazioni, per esempio, tra uomo-donna, o comunque la relazione con se stessi in quanto uomini, in quanto donne. Questo senza entrare in una tematica, diciamo, più a valle, che quella invece del cosa significa percepirsi uomo, percepirsi donna. C'è un problema che è più a monte, che è proprio di tipo cognitivo-sociale. La terza questione è quella dell'orientamento alle sofferenze o alla gioia. E anche qui, ecco, queste tematiche corrono tutte insieme, no? Io nel cuore segreto di Francesco Comelli, partire dal titolo che parla del cuore segreto, quindi qualcosa che è di intimo, che parte da un'osservazione interiore, io ho trovato questa dinamica, cioè la necessità effettiva che, sì, è vero, il soggetto soprattutto che ha le patologie, immagino, non sono un professionista di questo campo, che parta dal problema per arrivare a trovare una soluzione, ma è anche vero che la proposta della cultura, la proposta di una visione sociale, della cultura come elemento che contribuisce alla psiche e al suo miglioramento, dovrebbe fare questo passo ulteriore di integrazione dell'uomo. Bion dice fatto scelto, cioè si parte da un'idea, di un'informazione che dovrebbe cogliere, dovrebbe essere colta all'interno dell'individuo, e poi o comunque delle aree in cui dovrebbe in qualche modo trovare una dimensione di completamento. Ora, io di tutto questo che ho custodito con grande attenzione, soprattutto leggendomi le pagine brillanti di Francesco Comelli, che sono parlano di tante esperienze in questo senso, mi piacerebbe proprio sapere nella prassi clinica, ma nella sua così, nelle sfumature che ha trovato nella propria opera professionale, e cosa ha trovato di tutto questo, come si fa a far concentrare una persona su ciò che conta veramente e come si trova la gioia più che una risposta alla sofferenza, una reazione alla sofferenza. Grazie di questo lavoro enorme che stai facendo e che stiamo facendo insieme, no? Viene da dire, avevo preso due o tre appunti, ma vabbè, li dico dopo. Cioè, forse la cosa più straordinaria, più inaspettata, più densa di potenzialità, è quello che non conosciamo di noi. Cioè, quello è il bene rimosso, no? Cioè, la psicologia è una parte, insomma, della psicoanalisi, della psicologia, e giustamente, insomma, cioè, senza voler adesso portare
una facile critica o superficiale, non voglio diffondermi in questo, però diciamo si è sempre concentrata sull'identificare diciamo il come dire l'aspetto quasi colpevole, insomma, no, della persona che soffre, oppure l'aspetto deficitario, oppure l'aspetto, diciamo, un po' negativo, che non funziona, che va bene, può starci, può essere un elemento, non si vuole discutere questo. Io mi sono accorto, forse soprattutto nei tempi attuali, che l'elemento più rimosso, l'elemento di cui il soggetto ha perso contezza, ha perso contatto, ha perso esperienza, è l'elemento del bene tradito, del bene traumatizzato, del proprio bene che è stato o tradito o traumatizzato e in seguito dimenticato. Cioè, come a dire che l'area dell'oblio, l'area della diciamo della rimozione riguarda molto spesso gli aspetti che il soggetto ha impiegato per amare i propri genitori o i propri fratelli, la propria famiglia, o sono degli oggetti d'amore e diciamo come dire, come se in questo periodo del funzionamento, del funzionare, come dicevate bene prima, no? Si sia dovuti molto adattare a, diciamo, alla, ma proprio anche quasi, diciamo, per salvare l'altro. Ci sono molte situazioni di figli che diventano, non dico genitori dei genitori, ma insomma comunque in un certo senso, diciamo, tornando adesso, poi dopo ritorno sull'argomento della gioia, del piacere, del bene, insomma, no? Tutte le culture, tutti i contenitori sociali hanno orientato il soggetto sul bene, male, sulla colpa, cosa è consentito, cosa non è consentito. Quindi, diciamo, e c'è sempre stato un tema molto forte relativo alla, a, diciamo, a sono buono o sono cattivo. Faccio del bene, faccio del male, sono colpevole in questo, no? L'uomo è ossessionato per certi versi da questa cosa qua e molto spesso il focus è andato proprio sull'osservazione dell'elemento appunto della come dire, di ciò che spesso ha rappresentato un deficit, una cosa di questo genere. Insomma, io penso che, per esempio, uno degli aspetti che a me ha sempre molto colpito è come in quest'epoca appunto di funzionamento molte persone sofferenti, ma anche molti colleghi altrettanto sofferenti, molte persone di diverso censo, di diversa patologia, hanno, come dire, sono state un po' sottratte a, diciamo, a una visione esistenziale della loro vita, cioè l'aspetto esistenziale, l'aspetto identitario, che ruolo hai nel mondo, non solo che compito tu devi fare, no? Se sei bravo a fare il tuo compito speciale, ma che ruolo puoi avere, no? E quindi, diciamo, molte persone, soprattutto le persone sofferenti di gravi problemi, è come se fossero state private di una dimensione, diciamo, proprio esistenziale, come se non fossero più in possesso di una loro posizione nel mondo. Io posso essere di un certo modo, di un certo tipo, però posso avere una posizione mia nel mondo. Molto spesso la psichiatria, si diceva prima, no? Le cure, no? E forse anche, non so, come dire, un tema che forse era caro anche a Benesayac, cioè che in certi casi parlava della sfiducia che l'uomo ha avuto nei tempi recenti sulle sue capacità umane di gestire le emozioni, per esempio, ha fatto sì che ci fosse un ricorso quasi automatico a un tecnicismo totale farmacologico, diciamo, che sottraeva la posizione esistenziale della persona, insomma, al mondo.
E allora, diciamo, allora anche paradossalmente anche la psicanalisi rischia a volte di diventare solo una tecnica o una ipertecnica che non esce dallo studio, insomma, no? E diciamo, per esempio, le nostre esperienze, diciamo, di diciamo, questa esperienza milanese di cui parliamo magari dopo, però anche tutto il contatto con l'aspetto del bene, insomma, rimosso, a me è sembrato molto importante, perché è come se fosse una parte ormai sconosciuta all'uomo, che si trova a dover, come dire, anche spesso per amore, a salvare il genitore, a salvare una situazione in cui però la sua identità può essere spesso dimenticata. Un adattamento a un enorme genitore, un adattamento a un enorme contenitore funzionale, che fa sì che le persone dimentichino dei talenti o delle fiammelle o delle disposizioni a sentire. Per esempio, molti giovani, anche molto ben inseriti in ambito lavorativo, si trovano in contesti in cui è scoraggiata assolutamente l'espressione emotiva, l'espressione umana, come ci fosse un ideale impersonale della vita, molto funzionalista. Oggi, per esempio, abbiamo avuto tra di noi, diciamo, il problema che non si avviava, no, il dispositivo tecnico, tanto per fare un esempio. Ecco, io penso che questo è un fatto umano che ha riguardato il nostro gruppo, con tutte le paure di non farlo funzionare, con cosa facciamo, come con la tolleranza delle persone che sono rimaste tranquille ad aspettare. Cioè, questo è un piccolo esempio, però come dire che ci sono dei vertici anche diversi dove possiamo pensare a come si è mosso il gruppo, no? O come potrebbe essere vissuta una cosa che ci ha riguardato, in questo caso una piccola cosa degli ultimi minuti, voglio dire. Allora, per esempio, quando si dice dell'informazione, no? L'informazione sembra che sia già tutto fatto e preformato, ma io non so se realmente è così, diciamo, no? Cioè, non ho toccato con mano, mentre noi abbiamo toccato con mano quello che ci è avvenuto nei nostri schermi, nei nostri volti, nelle nostre emozioni, in questo piccolo, diciamo, accadimento che adesso si è risolto in maniera brillante, tra l'altro, ma che ha potuto, diciamo, non so, farmi pensare anche al versante del gruppo, per esempio, come il gruppo si è mosso, come il gruppo. Questo, per esempio, è un vertice di lettura, diciamo, delle cose, no? Come, perché noi siamo molto abituati a identificare un argomento, no? Esterno, però poi noi come lo possiamo vivere? Ma chiuso parentesi, ma era un esempio per dire anche del vertice del gruppo, no? Di come noi possiamo vivere, oppure della nostra relazione tra di noi, no? Le nostre fantasie, eccetera. Chiudo parentesi. Mi sembrava che appunto mi colpiva l'altro giorno una cosa che mi ha molto colpito, insomma, no? Che in comunità, lavoro in una comunità dove ci sono dei pazienti che sembrano aspettare il passaggio da una comunità all'altra, il parcheggio, no? A proposito di esempi su dove l'esistenza va a finire, spesso e volentieri, dove va a finire l'esistenza di tutti noi? Meno male, noi siamo qui a parlarci, l'esistenza in qualche modo cerchiamo di trovarla. Molte persone più sfortunate, a cui, ecco, anche lì, a cui probabilmente una parte della nostra, per me, diciamo, io sento che una parte della mia missione potrebbe essere quella. Ma chi me l'ha detto questo? Nessuno, me la sono trovata, è una cosa che ho trovato e diciamo che mi è comparsa. E, però, diciamo, queste persone qui è come se aspettassero, no? Il cambio del parcheggio.
Poi ho fatto il pensiero che ognuna di queste persone vede la comunità come una mamma, come un papà, come diciamo un contenitore. E di qui la nostra importanza, no? Nel fornire dei contenitori umani e non dei contenitori solo di pillole, insomma, no? Per le persone. E di come questo meccanismo funzioni a tanti livelli, spesso e volentieri, cioè di come diciamo delle istituzioni, di come per esempio nella modernità siamo abituati che non c'è più un significato, no? Oggi gli adolescenti l'unica cosa che hanno è il corpo. Si devono attaccare al corpo e lo martoriano magari a volte. Il teatro del loro dramma è il corpo. Mentre, in realtà, nell'epoca, diciamo, nelle epoche passate, le società, le culture potevano fornire, cioè c'erano dei contenitori che potevano fornire qualcosa al soggetto, dei riti, un discrimine tra un bene e un male, funzionavano più da contenitori, con tutti i pregi e i difetti. Allora, noi come psicologi, si diceva, cosa possiamo fare, no? Oggi appunto la psicologia varia in tantissimi, cioè ha diversissime, diciamo, espressioni diverse. Chi dice è una scatola nera, non si può conoscere questa roba qua, conosciamo solo i fatti, no? Chi dice invece no, attraversiamo, no? Questa avventura, questa... Cioè, ci sono tantissimi. Chi dice ci sono le scienze umane, no? E poi c'è invece il paradigma scientista. E quindi, diciamo, è un argomento veramente complicato. Possiamo dire che se con le tecniche che abbiamo imparato, le tecniche del secolo scorso, non siamo del tutto in grado di aiutare i giovani oggi, gli adolescenti, le persone, anche i meno giovani, in questo contesto, è come se occorresse oggi anche occuparsi dei contenitori malati, i contenitori familiari, i contenitori delle culture sociali. Abbiamo avuto un enorme calo, diciamo, della presenza di contenitori politici, religiosi, sociali, ideologici, e quindi l'uomo è molto più solo oggi, è molto più, diciamo, come dire, alle prese con il dare un senso maggiormente a quello che gli accade. E quindi, pertanto, l'invito molto interessante sia di Benesayaga sia anche di Masciocchi è quello di ragionare. Io mi sono molto accorto che molte persone soffrono nella maniera in cui hanno scordato il proprio bene, la propria dimensione che ha funzionato e che è potenzialmente ancora molto funzionante, ma che è stata o per amore degli altri o perché troppo traumatizzata, è stata scordata, è stata dimenticata. Quindi per quello, quando dicevo che in effetti viene da dire che l'aspetto più sconosciuto di noi è l'aspetto più interessante, ma non nel senso di quello che abbiamo messo via di molto male, delle colpe, magari non solo, cioè magari anche, per carità, però soprattutto di quello che ha, di quello che noi, di cui noi siamo dotati esistenzialmente e che ha, come dire, questo anche come gruppo sociale, e che è stato scordato. Come gruppo sociale abbiamo dimenticato il discorso dei gruppi, abbiamo dimenticato delle nostre capacità artistiche di trasformare, per esempio, in arte o in pensieri, appunto, che riguardano i gruppi. Ecco, adesso non voglio dilungarmi, però insomma, due cose che così mi venivano un po' in mente, degli stimoli, poi magari più tardi. Allora, sono tutte considerazioni preziose, perché volevamo proprio arrivare più a fondo di questo argomento nella lettura delle prassi quotidiane in cui il professionista poi si trova, ma noi tutti ci troviamo a doverci leggere, no? E quindi adesso non è solo la lettura
di chi fa lo psicanalista, lo psicologo o lo psichiatra, ma è ovviamente un tema di raccordo sociale fondamentale, quindi tutto estremamente prezioso quello che abbiamo finora sentito. Io direi possiamo chiudere con il terzo pezzo dell'intervista di Ben Asayag. Ora, la cosa secondo me interessante è invece riuscire ad andare oltre. Noi veniamo nella nostra formazione del Circo Dossetti da una tradizione che è nata con una forma di resistenza. Dossetti ha fatto parte della Costituente, era uno dei costituenti quando è nata la Costituzione italiana. Giovanni Bianchi, che ha avuto una grande esperienza politica, è stato colui che ha fondato questo nostro circolo. Aveva questa idea che ha tradotto in una frase molto semplice: resistenza civile, e diceva sostanzialmente, aveva questa idea dell'azione umana, che in realtà è molto simile a quello che sto sentendo adesso, che non deve mai partire da un'idea di violazione, ma da un'idea di presa di coscienza e di azione complessa nel mondo, no? Ecco, in questo senso mi è piaciuto molto questo discorso, che ho letto con molto gusto e che rimanda anche a dei discorsi che io ho visto molto bene nella rielaborazione post-marxista, che vengono citate anche in libri precedenti, come L'epoca delle passioni tristi, quando si cita Guy Debord, cioè quella, anche l'opzione sui desideri, no? E quindi che l'uomo, non trovando ciò che desidera ciò che trova, no? E quindi va a restringere a volte malamente un percorso che dovrebbe essere fatto invece di un'ampiezza pregressa, di una riflessione che non dovrebbe essere una violenza su se stesso, ma un guadagno che viene fatto nell'esistere. Ecco, in questo mi piacerebbe avere un'altra riflessione di Miguel Ben Asayag. Sì, no, per continuando questo che dicevamo prima, no? In realtà è una visione molto triste questa. Triste è una visione di schiavo, no? Questa visione sempre centrata nella sofferenza, nella tristezza, no? E in realtà la resistenza non è resistenza nel senso che l'altro c'è l'iniziativa, io resisto. La resistenza, come diceva Deleuze, è creazione, no? È la creazione. E resistono a cosa? Resistono nel senso che non si lascia fare, no? La resistenza, pensata come io la penso, è come la luce che è sopra la testa di Luca. Perché c'è questa luce? È perché effettivamente c'è una resistenza, no? È una resistenza. Esiste una cosa che fa discontinuità, no? Discontinuità, no? Una falla dentro di questo continuo, no? E per me è così. L'idea di resistenza deve essere un'idea perché c'è un desiderio. Io non cedo al mio desiderio, io continuo con il mio desiderio, che il desiderio per me, dito rapidamente, non è mai endogeno, no? Il desiderio è il desiderio, questo che va a unirmi al comune, no? Il desiderio non è la voglia postmoderna individualista, io voglio questo, ti voglio. Desiderio significa veramente essere in contatto con il comune, no? E il comune da più non è una cosa che esiste per sé. Il comune è questo che noi creiamo, no? In questo momento di forte attacco del relativismo culturale, no? Perché io sono molto critico dell'universalismo astratto, ma sono ancora molto di più critico del relativismo culturale, no? E in realtà il comune non esiste né come un universale astratto prima, né come un sacco di piccoli universali del relativismo culturale. Il comune è il prodotto dell'agire tra noi, con la natura, con il medio, no? E dunque il desiderio è quello, il desiderio è questo che vi traversa, non è endogeno. Il desiderio è quando io posso capire che una bipolarità, per esempio, una bipolarità molto comica in biologia, è nascere, vivere e morire. Perché in realtà nascere, anche il faccio di dire la nascenza di un essere, è una visione biologica. Va bene, se io dico qui quello Roberto è nato, sì, è vero, Roberto è nato, ma se io credo veramente che la vita di Roberto ha cominciato il giorno che è uscito dal ventre della sua mamma, mi sbaglio, perché la vita di Roberto comincia, non so, 10.000 anni prima,
no? E la morte, stessa cosa, se dico la morte, il fine di tutto, no? La fin de haricot, come dicevano le francesi, no? Dicevano, il fine di tutto, o dopo io, il diluvio, o come la pieza di teatro di Ionesco, no? Il re si muore, no? Che dice io sono il re, come non posso morirmelo, no? Ma tutto questo è le bugie, le stronzerie, de postmoderna, no? Che dice io sono un individuo. Se io mi penso come un individuo, va bene, perché se no sono assolutamente pazzo, psicotico. Ma se io penso che sono veramente un individuo, no? Individuo, indivisibile, no? Sono ancora peggio che pazzo, no? Sono pericoloso. Dunque, in questo senso, effettivamente, il desiderio è quello che va a permettermi di agire dentro del comune e che sempre va in de là della mia individualità, no? Quello che va a produrre il comune è quello che si trova facendo de cose che non sempre vanno nell'interesse di lui stesso con tanto individuo, no? Ho una domanda provocatoria su questa cosa, perché c'è una parte legata alle relazioni intragenerazionali di cui ho visto alcuni aspetti all'interno del libro, in particolare quando si tocca anche quell'ambito molto delicato che è il rapporto accademico, no? Con le nuove generazioni che spesso sono compresse da queste vecchie generazioni che hanno quasi paura della novità, no? Allora io sto immaginando questa cosa, visto che abbiamo una proiezione da immaginare, da portare avanti, per concepire meglio il nostro desiderio, per ricostruire una concordia sociale. E vedendo queste vecchie generazioni che assomigliano molto, noi abbiamo una novella di Verga, di Giovanni Verga, che è un autore siciliano, no? In cui questo contadino Mazzarò, sentendosi avvicinare la fine della vita, invece che in qualche modo sentirsi in contatto con il mondo, va verso queste galline sull'aia, è un contadino, ha delle proprietà, vede le galline e le bastona e dice «roba mia, vienitene con me». Allora, io trovo che spesso nel mondo dell'alta cultura e nel rapporto intragenerazionale, quando si tratta di comunicare qualcosa che educhi le generazioni, educhi, cioè tiri fuori qualcosa alle nuove generazioni e porti una concordia, io spesso sento questa favola di Verga tornare, credo che non sia un'esperienza solo italiana da quello che ho potuto capire, in cui invece di evocare una visione comune e portare fuori dalla persona i suoi desideri come senso comune e come proiezione del sé, sembra quasi che ci sia il desiderio di aggredire queste nuove generazioni e dire puoi dare un piccolo contributo, puoi fare giusto qualche cosa se vuoi, ma dietro di me, sempre dietro di me, e per quello che puoi salvarti. Ecco, io vorrei capire se abbiamo ancora modo di ritrovare, specie dopo questa crisi, una concordia intragenerazionale e se dobbiamo fare noi una parte come magari ancora più giovani o comunque di un'età intermedia, o se possiamo ritrovare un modo per parlarci tra generazioni che possa essere utile a questa dinamica. Sì, in questo senso è vero che gli anziani, in nostra postmodernità, sono dei vecchi, ma non c'è molto anziani nel senso di una certa saggezza, no? De non invecchiare per niente, no? La vecchiaia è vissuta semplicemente come una atrofia, no? Come una atrofia, come una decadenza. E esistono veramente un trattamento molto cattivo dei giovani, perché effettivamente si fa l'apologia della giovinezza, no? Perché abbiamo odio di invecchiare. Ma questa giovinezza che si fa l'apologia non è il giovane, non sono i giovani, è una figura assolutamente costruita di quelli che funzionano bene, che seguono un percorso già fatto, no? Che non prendono dei rischi, che dunque in realtà i giovani non li lasciamo vivere la loro giovinezza. No, ai giovani, non le lasciamo, le diciamo sempre, le parliamo sempre di paura, le parliamo di fare degli studi utili, le diciamo di non perdere il tempo,
E tutto questo è veramente una sorta di terrorismo antigiovane, no? Perché essere giovani non è semplicemente biologicamente essere giovani, questo è vero, ma cosa facciamo con questa potenza biologica dei giovani? Se noi la canalizziamo per funzionare bene, per fare la tua vita come un curriculum vitae, e giustamente non permetterla al giovane di vivere la giovinezza. Il giovane deve prendere del cammino di traverso, deve esplorare, deve prendere dei rischi, deve veramente vivere, no? E noi non le lasciamo ai giovani, non le lasciamo tranquilli, no? Noi le facciamo paura perché noi stessi abbiamo paura, no? E veramente è un disastro questo, è un disastro perché questi giovani che noi educhiamo con la pedagogia di competenze per andare diretto a questo che è utile, questi giovani che noi educhiamo dentro l'utilitarismo, che le diciamo di non prendere del rischio, mai non prendere rischi. Questi giovani che pensano alla pensione a 18 anni quando cominciano a lavorare da volta, no? Sempre di più spesso questo. Questi giovani non le lasciamo vivere le giovanezza. Dunque le vecchie sono dei vecchi ma non sono da anziani e le giovani non le lasciamo essere giovani. Dunque questo è veramente questa disciplina funzionante che non lascia la vita svilupparsi, no? Dunque io questo che sempre dico al mio paziente, non sono un buono professore, io sono stato alla facoltà, non mi è piaciuto molto, no, non sono un buono professore perché sono molto incasinato, sono molto di più ricercatore e anche come psichiatra, antipsichiatra, dunque molto incasinato, ma c'è il rapporto con i giovani stesso e il paziente, no? E di dire prendi il tuo tempo perché un essere vivo e soprattutto un giovane non può perdere il tempo, non esiste perdere il tempo, tu devi prendere il tuo tempo. E questo anche una volta dal punto di vista biologico ho voluto capire come i tempi biologici non sono per niente il tempo dell'orologio, no? Non è un tempo lineare, sono dei tempi ciclici, no? E dunque in realtà questa epoca dove ci dice il tempo è accelerato, non esiste un tempo accelerato, esiste schiacciare i tempi necessari per i viventi, no? In nome di una efficacia. Dunque, penso che il problema principale è questo, il problema principale è che i vecchi devono provare di diventare anziani, no? E un anziano è quello che passa la mano, no? Che passa la mano, che dice è possibile. Perché è possibile? È possibile perché è possibile, no? È tutto. E che passa la mano e che è contento di passare la mano perché dice dopo io la vita continua. Perché l'orrore massimo, il massimo orrore per un vivente è di pensare che dopo lui non ci sarà più di vita, no? E questo aveva un psicanalista argentino che parlava di felicidio, no? Nel senso di questo desiderio di impedire ai giovani di vivere la sua vita, no? De sempre di mandare i sacrifici, no? Mi sembra tutto molto chiaro e abbiamo affrontato, direi, degli aspetti che non erano solamente quelli della pandemia, ma siamo entrati anche in una dinamica degli elementi, delle variabili importanti che delineano un percorso che dovremo fare. Ecco, io volevo chiudere questa intervista con questo nostro discorso, con una richiesta. Se dovesse dire insomma, a noi che l'ascoltiamo, a coloro che l'ascolteranno poi in questa intervista, qual è la prima cosa dovrebbe essere il punto di riferimento sociale per chi in questo momento desidera essere parte attiva di un mondo, essere, come direbbe Hannah Arendt, vita attiva? Qual è il primo passo, visto che qua si tratta anche di chiarire una priorità? Con questa diciamo suggestione vorrei chiudere questa nostra chiacchierata. Senti Paolo, io dirò così, no, un po' rapidamente, senza troppo riflettere, non cedere la paura, non cedere la paura, veramente di continuare a desiderare la vita, no? E di dimenticare un po'
il futuro lineare, cosa sarà domani. Il futuro è questo che esiste oggi come il possibile. E dimenticare le minacce, dimenticare questa visione lineare della vita, del futuro come questo che arriverà domani. Il futuro sono le virtualità, il possibile qui e ora. Dunque, di non lasciarsi andare alla paura, no? Al contrario, lasciarsi andare alla gioia della vita, e perché veramente, altrimenti, noi, se non facciamo questo, noi grandiamo la minaccia e questo orizzonte nero. È vero che siamo in un'epoca dove non è possibile sapere veramente cosa accadrà. Ebbene, è così. Dunque, noi cosa che sappiamo e cosa è importante oggi, qui e ora. Le asimmetrie sono qui, le ragioni di agire sono qui, non sono teleologiche, non sono in rapporto a un futuro di domani. Le ragioni di agire, le ragioni etiche, sono chiarissime qui e ora. Non è stessa cosa lasciare morire la gente nel Mediterraneo che aiutare la gente nel Mediterraneo. Non è la stessa cosa di essere dentro dell'egoismo che dentro di condividere. Dunque non abbiamo bisogno di nessuna promessa messianica per agire, nessuna promessa profetica del domani. Il oggi, qui e ora, è abbastanza chiaro come per sapere dove sono le asimmetrie. E dunque veramente di non avere paura, non per essere un eroe, ma per veramente essere la felicità della vita. Ecco, con queste parole abbiamo chiuso questo confronto con Miguel Benazayag. Io mi permetto solo di fare una battuta prima di cedere la parola a Francesco Comelli, cioè che in realtà la sua, che è una visione che dice essere laica nel senso ebraico del termine, in realtà nasconde veramente una grande parte della qualità dell'ebraismo, del qui ed ora, del senso dell'azione di adesso, e io lo trovo straordinario per questo, perché comunque ha accentuato Miguel Benazayag una visione della gioia, della compartecipazione all'esistenza, alla sua complessità, secondo meccanismi che gli sono propri di una certa, come si può dire, radice, ma allo stesso tempo che ha dilatato, secondo una visione più ampia, che è quella della percezione di una comunità che deve sostenersi, deve acquisire delle dinamiche etiche visibili, e che, mi permetto di dire, queste possono nascondere una profezia per il domani. E con questo stimolo io vorrei invece sentire da professor Comelli qualche aspetto, ecco, della prassi della gioia, come riconquistare la prassi della gioia nella nostra contemporaneità postmoderna e speriamo presto post-pandemica. Ah, ecco, adesso è attivato. Grazie proprio. Allora, dunque, l'aspetto secondo me più interessante tra i tanti è quello che, ricollegandomi con il discorso di Benazayag e anche di Paolo, è in fondo il fatto che se noi siamo, se le nostre parti più belle o le parti con cui nasciamo e che guardano il mondo con gli occhi aperti e con diciamo l'investimento affettivo naturale che l'uomo ha, se queste parti qui vengono traumatizzate, ferite, schiacciate, calpestate, queste parti vengono, come dire, si fanno piccole e possiamo correre il rischio di diventare più duri, più cattivi, più, diciamo, con una scorza molto forte, più impersonali, per dover proteggere queste parti così ferite, e che abbiamo paura che queste parti siano deboli. Se noi siamo terrorizzati che queste parti buone, queste parti gioiose della nostra vita siano deboli, siano considerate qualcosa di che riattualizza il trauma, che ci riporta nel trauma,
che ci espone al trauma. Noi faremo fatica a trovarle queste parti gioiose. Se invece noi riusciremo a pensare che o a vivere queste parti naturali della nostra identità, queste parti, diciamo, di cui siamo dotati esistenzialmente, queste parti di questo bene che in qualche modo ci viene dato un bene, anch'io sono laico, però questo bene che ci viene dato, ecco, questa parte qua che noi in qualche modo possediamo, abbiamo l'opzione di considerarla come una parte più forte, non così debole. Sì, magari traumatizzata, magari schiacciata, magari, però ha sopravvissuto questa parte qua, oppure è un qualcosa che da qualche parte la possiamo anche andare a trovare, a cercare in qualche recesso del nostro solaio, della cantina, durante il lockdown abbiamo fatto il social dreaming, che vuol dire fondamentalmente parlare dei propri sogni in gruppo. E c'erano molti luoghi, molti recuperi di figure importanti della nostra vita o di parti di noi. C'è una delle figure più forti era l'abbraccio con chi non è qua, con qualcosa che non troviamo più qua, ma un abbraccio con qualcosa che noi abbiamo perso, ma che ritroviamo abbracciando. Allora io credo che, e anche sui giovani, questo ricollegandomi sui giovani, il discorso dei giovani, anch'io sono dell'idea, sono contrario, anche a volte mi fanno paura, a volte è vero, a volte ci fanno paura, non so, le folle inferocite, cioè, però diciamo anch'io sono dell'idea che i giovani hanno, non, è troppo facile dire i giovani, no, criticare, a parte che è una cosa che fanno tutte le generazioni, ok, un po' ci sta. Però noi abbiamo anche lì riflettuto un po' su, per esempio, sul destino delle emozioni comuni, no? Ad esempio di una famiglia. Quali emozioni in un gruppo familiare sono state, non trattate, e magari il giovane se le trova lì senza sapere perché, insomma, no? Quali, emozioni invece sono così molto visibili, molto invece costituiscono qualcosa di molto visibile? Noi dobbiamo andare a cercare quelle che non sono così visibili, perché lì c'è la possibilità di fare la svolta, no? Di andare a cercare qualcosa che non è stato coltivato. Una pianta, a proposito della botanica, una pianta di cui non si conosce il frutto, no? Che non è stata ancora piantata, cresciuta. Ecco, questa cosa mi sembra interessante. Con l'esperienza milanese dei bastimenti, che io non mi ricordo chi ha dato questo nome bellissimo, ma è un po' venuto questo, cioè che abbiamo provato a ragionare su, a molte persone, il dato di partenza, molte persone erano contrarie o stufe o sofferenti per fare un lavoro psicologico che forse, come si diceva prima, porta troppo sul negativo, porta troppo sul deficit, porta troppo sul procrastinare una sofferenza, come se non ci fosse una svolta possibile, no? E allora, abbiamo ragionato su il destino, cioè sul fatto che in un certo senso occorreva curare questi ambiti un po' rotti, le famiglie, oppure le culture sociali, studiare da dove veniamo, studiare per esempio l'aria che respiriamo,
anche in termini della pollution, dell'inquinamento, ma anche nei termini, diciamo, di quelle che sono le emozioni che stanno girando in un certo momento. A proposito di vecchi e giovani, c'è un'emozione di colpa dei giovani per la pandemia, per la morte dei vecchi, per esempio? C'è una possibilità di aiutare gli anziani? C'è una possibilità di considerare come aiutare i giovani ad aiutare quelli quando saremo noi anziani, di dialogare con loro? Allora abbiamo pensato ai gruppi multifamiliari, per esempio, di gruppi dove ci sono pezzi di famiglie, dove si discute delle nostre esperienze familiari, no? Per esempio, di quello che ha voluto dire, insomma, la nostra formazione familiare. Possiamo vedere dei confini, delle cose, per esempio, di una comunità mentale di persone, per esempio dei circoli, per esempio circoli come il vostro, di questa esperienza nostra di Bastimenti, dove sono i confini? Quanti siamo? Come possiamo pensare, a proposito di setting, a quello che avviene emozionalmente in un gruppo ben definito, per esempio? Lasciamo che le emozioni scelgano il fatto, che il fatto diventi un fatto scelto, che una cosa diventi consapevolezza, patrimonio di tutti, per esempio, anche le cose banali, no? Ma per esempio, si è pensato che il discorso clinico, terapeutico è fondamentale, va bene, lo facciamo noi dottori, va bene, è il nostro mestiere. Ma anche possiamo chiedere a chi si occupa di società, come Paolo Masciocchi, come Benazayag, come i circoli Dossetti, come chi pensiamo importante, come possiamo studiare le emozioni dei grandi gruppi, come possiamo studiare, diciamo, che setting possiamo dare a questa roba qua, che ci attraversa, che la respiriamo. Ad esempio, e quindi va bene, nella nostra esperienza cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato che i talenti delle persone potessero ritornare a vivere, insomma, essere cosa viva e non spazzata via da un solo tecnicismo. I talenti vuol dire anche fare dei simboli, rappresentare, fare dell'arte, fare della propria vita una parte anche artistica, insomma, ecco. Esprimere artisticamente, trovare dei modi per esprimere le esperienze di gruppo in gruppo o anche singolarmente, per carità, però avere degli spazi dove non siamo noi dottori a scegliere, ma dove noi ascoltiamo le emozioni che vengono fuori dai pazienti o dalle persone, o dai familiari, da chi vogliamo, e da quello possiamo proporre un'attività culturale. Cioè possiamo imparare noi, per esempio, una persona che non voleva curarsi con la psicoterapia, continuava a portare le poesie del Petrarca che, diciamo, nei suoi passi più meditabondi, silenziosi, tortuosi, e ci spiegava così la sua vita. E noi abbiamo imparato il Petrarca e diciamo, abbiamo riflettuto su gli autori che hanno attraversato e reso esplicito un dolore, una sofferenza o anche una gioia, diciamo, in maniera estetica, hanno rappresentato qualcosa per noi, l'hanno rappresentata. E l'attraversamento di queste, oppure anche nella pandemia, il leggerci il Manzoni, gli untori, l'altro, come viene percepito l'altro, ecco, questo è un modo culturale per entrare nelle emozioni di oggi, per esempio, no? Utilizzare degli autori e partire da quello che sono le esperienze di molti di noi. Allora, diciamo, questo ha costituito una prassi abbastanza, non è tutto facile, non è tutto oro quello che luccica, non voglio venderla troppo bene, non è sempre tutto facile, questo lo devo dire anche su di me, anche su di noi, abbiamo attraversato un periodo non facile e abbiamo bisogno di parlarci di quello che ci è successo. Però, per dire, quando noi siamo spaventati che le nostre parti fragili o le nostre parti amorose siano viste come fragili solo perché traumatizzate, ecco, questo per esempio è un punto su cui noi possiamo provare a
diciamo, trasformare questa presunta debolezza in una grande forza. Ma che forza abbiamo quando siamo sopravvissuti ai nostri traumi? Ma che forza abbiamo trovato quando siamo riusciti? Allora noi a quella parte lì dovremo guardare, potremo guardare, una parte che ha saputo magari anche evitare di diventare vendicativi o cattivi, no? Diciamo. Oppure abbiamo dovuto diventare troppo cattivi? Siamo diventati troppo duri per proteggere una parte troppo, diciamo, una parte amorosa, piena di buoni sentimenti, ma troppo ferita per essere guardata? Ecco che l'arte ci aiuta in questo, no? E ci aiuta a rappresentare queste parti non viste, o gli atti artistici, o gli atti culturali in generale, qualsiasi cultura, musica, il giornalismo, lo scrivere. E quindi come prassi ne sono nate parecchie. Abbiamo provato con tutti i nostri difetti, limiti e tutto. E anche una cosa che, un elemento che effettivamente Paolo Masciocchi mi ha sollevato, non so se volontariamente, forse un suo tema, così, però insomma, che mi costituisce un problema, è la questione di come intervenire sulle grandi emozioni che attraversano i grandi gruppi. Perché se noi abbiamo una marea di informazioni o di formazioni anche, per carità, meno male per certi versi, però avremmo la necessità, forse seguendo, diciamo, oggi le, diciamo, quello che ci stiamo dicendo oggi, avremmo la necessità di avere delle possibilità, come dire, anche sempre pericoloso per la distrarre, però insomma strutturate, dove vedere un po' le emozioni dei gruppi, come si sono trasformate. Per esempio, io leggevo Mazzini, Cattaneo, cioè dei nostri padri, no? Prima parlavamo dei costituenti, siamo ai circoli d'Ossetti, non siamo in qualsiasi posto, diciamo. Come diciamo, si sono trasformate le emozioni di quel tempo nell'oggi? Dove sono andate a finire? In che modo le possiamo rivedere? Quali grandi gruppi hanno vissuto? Per esempio, un aspetto interessante della prassi della gioia, come diceva prima caro Masciocchi, cioè quanto noi possiamo investire nella sapienza del popolo. Il popolo potrebbe essere molto sapiente, può essere nel Novecento, all'inizio del Novecento, quando c'era una grande povertà in Italia, erano quasi tutti contadini, piano piano molti autori, molti, diciamo, dei nostri padri, insomma, nonni a sto punto, hanno promulgato, hanno creduto in una sapienza del popolo che potesse diventare cosciente di, diciamo, della propria gruppalità. A volte poi noi sappiamo il Novecento è stato un anno, è stato un secolo terrificante, è stato, però siamo all'interno di un periodo in cui ci domandiamo come poter in effetti trasformare in occasioni culturali, in occasioni di crescita. E io mi sono molto accorto che la cultura è curativa. Mi sono molto accorto che molte persone dimenticate spesso dalle istituzioni oppure anche dal fatto, dal caso, questo io dal mio lavoro a volte lo vedo, purtroppo, ma lo vediamo tutti, è un rischio che possiamo correre tutti, diciamo così. Queste persone hanno un inconscio culturale, non hanno solamente l'inconscio, diciamo, personale, ma sono prodotti anche di culture, di società, sono prodotti di ambiti gruppali, e noi abbiamo il compito di ridare forma a queste espressioni culturali, a queste espressioni molto curative, diciamo, perché se parliamo dei contadini, grandi sofferenze, grandi, ma avevano una cultura molto interessante, noi la possiamo ristudiare, possiamo riabitare tante culture. E questo abbiamo visto che in parallelo con le cure che noi proviamo a dare, o diciamo con un'alchimia, un pochino più di una, un pochino più dell'altra, vabbè, adesso questo non, forse non è interessante, ma diciamo abbiamo potuto
vedere quanto tutto l'aspetto culturale è un altro vertice, come l'aspetto gruppale, è un altro vertice, è un'altra cosa. Poi c'è anche, arriviamo al soggetto, ma è come se dovessimo passare per delle nostre parti dimenticate, per delle nostre funzioni, capacità, possibilità un po' dimenticate. Allora ecco che, diciamo, se noi ci abituiamo a pensare a queste parti cosiddette fragili, che sono parti invece piene di amore ma traumatizzate, se noi riusciamo a recuperarle, a vederle nella loro forza, noi diventeremo molto più forti nell'usare queste parti amorose, nel poterle... come dire, esprimere nella loro verità, perché sono depositari delle nostre verità, tra l'altro. E per molti motivi questo vuol dire, a volte, come dire, fare delle operazioni difficili, coraggiose, a volte credere un po' in questi nostri aspetti, trovarli, e da soli non ce la facciamo. Abbiamo tutti avuto bisogno di un altro. Non ce la facciamo da soli a fare questo mestiere, abbiamo bisogno di un'altra persona che ci aiuti in questo senso. Scusate, c'è una vespa. E quindi, diciamo, questo, ecco, volevo trasferire. Quindi noi, ecco, in questo momento storico, seguendo Benazayag e anche altri autori, ci siamo dedicati anche a uscire dalla stanza, a avere dei contesti gruppali in cui vedere, diciamo, i soggetti immersi nei loro ambienti, nei gruppi e in ambienti dove potessero esprimere la loro cultura d'origine, la loro cultura affettiva e il loro mezzo di espressione, o come se ognuno avesse un linguaggio. Abbiamo dei linguaggi spesso scordati o spesso non conosciuti, non coltivati. Ecco, questo è un po' un punto. Grazie mille, professor Comelli, e credo che sia stata una lettura, dovrei dire, un'espressione di un'arte della psicologia, cioè dove in qualche modo non ci siamo fermati a un dato clinico, dove non ci siamo fermati ad un dato di lettura sociale, cercando di fare un pastiche come farebbero i postmoderni, ma abbiamo fatto emergere una direzione, abbiamo trovato un modo di ricollegare dei punti secondo un assetto comunitario. Questo era anche un po' l'esperimento della giornata, ed è un esperimento che vorremmo concludere con delle domande che adesso abbiamo avuto un piccolo elenco, fino adesso mi pare che sono 5 gli interlocutori che proporranno delle questioni, ma io tengo, prima di lasciare la parola, anzitutto veramente a ringraziare per la capacità di leggere a fondo con sensibilità dei tratti che di fatto hanno vincolato un po' questa relazione, no? In un certo senso, e sperando di aver dato un impulso a collocare tante grandissime intuizioni che io ho notato nei nostri precedenti dialoghi in una tematizzazione sociale, dovremmo dire sociopolitica, che è il compito del Circolo di Circoli Dossetti di Milano. Ecco, adesso lascio la parola, se Luca vuoi... Sì. No, volevo ringraziare te sicuramente per il grande lavoro svolto su questa lezione, devo riconoscerlo con molta sincerità, è stato veramente un grande lavoro, proprio di cucitura di pezzi diversi, di riflessioni anche afferenti a temi differenti. Chi ha seguito tutto il corso può anche riscontrare alcuni passaggi, ne accennavo prima, ma per esempio la sapienza dei popoli, ne abbiamo già parlato. Abbiamo parlato, grazie a Antonietta Potente, un breve passaggio su quanto la conoscenza attiene anche all'esperienza concreta dei popoli e non sia poi canonizzata in verità ufficiale. Quindi, ma questo solo per dirne uno, ecco, solo per dare un'idea di come il nostro corso poi si cerca di concatenarlo. Abbiamo 5 interventi, 5 domande già richieste, andrei con le prime due. Visto il tenore, quanto hanno specificato, e successivamente con le altre tre, naturalmente è possibile farne prenotare anche altri interventi successivamente a questi 5. Prego, Marita. Sì, buongiorno a tutti. Non è una domanda specifica perché, diciamo,
La stessa conformazione dell'incontro non lo permette. È più un mosaico di riflessioni, un mosaico di, come dire, forse anche frammentario, ma uso due espressioni. Uno, io amo le stropicciature, i vestiti stropicciati indicano che si è abbracciato qualcuno, perché altrimenti non sarebbero stropicciati. A volte magari si è anche lottato con qualcuno. Seconda cosa, non ho un'ossessione identitaria. Non ho un'ossessione identitaria, lo dichiaro, perché l'ossessione identitaria spesso finisce nel narcisismo e mi sembra che questa, come epoca narcisista, come dire, abbia almeno da 20-30 anni, forse anche 40, come dire, abbastanza segnato in un certo senso alcune cose. L'identità può essere un andare alla ricerca di un identico sempre uguale a se stesso che si rispecchia in uno specchio e rimanda solo quello, e quindi sostanzialmente diventa un idiota, perché se io vedo solo me stesso, come dire, faccio altro, tant'è che all'interno della riflessione mi sembra più interessante una prospettiva che ha un altro nome, che ha il nome del monachesimo, che è una capacità di costruzione del sé nella solitudine ma nella comunità, che è cosa, come dire, un pochino diversa, perché, ripeto, le ossessioni sono brutte non solo in psicologia, ma sono brutte in termini psicologici. L'ottica del desiderio credo che sia, passo alla seconda riflessione così veloce, il desiderio è in qualche modo automaticamente generazione, che poi lo sia in un senso fisico, che sia lo sia in un senso morale, che lo sia come dire, in qualsiasi senso noi lo andiamo a declinare, è un'indicazione precisa. È un destino? Sì, probabilmente è un destino. Un destino nel quale io mi ritrovo, lo dico, di fronte a tre uomini parlanti che in quanto donna, a parte che la biopolitica noi ce la siamo sorbita, come dire, abbondantemente sui nostri corpi da generazioni e generazioni e generazioni, ma perché l'elemento della generazione, in questo senso anche di un'azione, l'abbiamo molto ben presente, sia quando vissuta che quando non vissuta. Ci tengo a dirlo perché, come dire, secondo me, se andiamo a vedere alcune figure, la maternità, che non è quella della mamma ebrea di Woody Allen, quando lei, professore, parlava di questo grande genitore che ci comprende, mi veniva in mente la mamma ebrea di Woody Allen, che non è tanto distante dalla mamma italiana, verrebbe anche da dire. E poi le ultime due riflessioni erano, uno, il Coelet, che mi sembra un buon passaggio di indicazione su che cosa significa stare nel tempo e riconoscere il tempo, perché forse questo è uno dei problemi moderni. E il secondo invece, rispetto a quel passaggio su i padri, i figli, i padri che non vogliono lasciare spazio ai figli, la cultura, è un piccolo raccontino rabbinico molto carino, in cui sostanzialmente i rabbini si pongono il problema del perché il più grande rabbino della ragione abbia avuto un figlio che fatica persino a leggere e che quindi non può proseguire la tradizione di famiglia. E la risposta è molto bella. Nelle generazioni si dà e si perde, perché Dio non vuole che la sua parola sia proprietà di qualcuno. E questo è esattamente la contrapposizione dell'ossessione identitaria. O la si costruisce in maniera dialogica, necessariamente dialogica, in questo peraltro la Arendt ha parole illuminanti, o fatichiamo molto. Basta.
Prego, Rodovica, grazie Marica. Ecco, grazie Luca, un grazie veramente agli organizzatori di questo incontro. Prima, così, dico grazie al professor Comelli per questo riferimento che lei ha fatto alla dinamica di un bene che è presente in ciascuno, di un bene magari rimosso, ferito e anche tralasciato. Ecco, io ho formazione filosofica, mi è stato chiesto in tempi recenti di guardare alla psicologia nell'ambito di docenze che mi sono state proposte. Mi verrebbe da dire che questo suo riferimento al bene dimenticato, tralasciato, è il vero antiriduzionismo per i nostri tempi, dove si parla magari molto di cervello sociale, di mente relazionale, diciamo illudendo le persone che in qualche modo coincidano o con le loro basi neuroanatomiche, neurofunzionali, oppure che l'etichetta di un'eventuale patologia sia l'etichetta poi della loro identità più profonda. La mia domanda invece, se posso, ecco, si riaggancia ad alcuni spunti che sono emersi nell'ambito dell'incontro partendo dall'intervista al professor Benazayag, là ove lui ha parlato di una dimensione comune che, come dire, non emerge quale mera giusta posizione, ma è un agire tra noi. Il soggetto che non esiste al di fuori del mondo, non c'è un soggetto che si astrae dal mondo e occorre, come dire, prestare grande attenzione, perché non pensarsi, non percepirsi come un individuo significa, ecco, magari rischiare la psicosi, ma percepirsi meramente come individuo significa, lui diceva, essere molto peggio. Allora io credo che uno dei temi cari al circolo Dossetti, rispetto al quale anche Paolo ricordava alcune persone così importanti, sia quello del bene comune. Bene comune che a un certo punto non accade però solo, come dire, tra noi, dentro un gruppo che ha una certa omogeneità, come può essere, ecco, quello di stamattina anche davanti a un piccolo disguido tecnico che si è posto, ma è un bene comune da cercare tra diversi. Dove in un universo forse pluriculturale, non saprei come definirlo, ci si trova a convergere in spazi condivisi, anche il grande tema per esempio dell'immigrazione, da parte di persone che agiscono a modalità di simbolizzazione del mondo molto diverse. Questo fino a aberrazioni come ricoveri in strutture psichiatriche da parte di chi non presenta una psicopatologia, ma la cui modalità di esprimere le emozioni, di reagire allo stress, di simbolizzare il mondo è diversa da quella del paese ospitante, sino a considerare patologico, ecco, qualcosa che non lo è affatto, ma manca di strumenti per essere davvero ascoltato, per essere integrato. Allora io qui rivolgo anche un pensiero a Silvia Barbanti, la moglie di Giovanni Bianchi, che è presente all'incontro, e so che ha molto a cuore proprio questa dinamica di attenzione all'altro che è estremamente prossimo, ma anche culturalmente diverso. Qui la mia domanda al professor Comelli, per qualche indicazione che ci aiuti a stare in queste relazioni, in queste dinamiche, senza, ecco, vedere le patologie dove non ci sono e facendo forse emergere, ecco, anche qui un bene comune, e poi, ecco, quella gioia di cui siamo alla ricerca e che è stata tra i temi importanti dell'incontro. Grazie. Grazie Ludovica, prego professore. Ecco, sì, adesso è attivato. Allora, grazie molto anch'io a Paolo, che ci ha molto aiutato oggi a pensare e che appunto ha aperto una porta su un aspetto che bisognerà un po' riflettere ancora insieme bene, perché questo anello, no, tra appunto la psiche individuale, sociale, dei gruppi e quando si sta in gruppo insieme a una persona di un'altra cultura, un migrante di un altro colore, quando si fa un'esperienza culturale insieme, quando si fa un'esperienza sportiva insieme, scompare, no? La diversità scompare, cioè è bellissimo, no? È bellissimo. E sono banalità quelle che dico, però sono le esperienze che oggi ci sono precluse a volte, che sembrano le cose che dovrebbero essere più facili, no? Invece no, ci sono precluse perché
perché appunto viviamo in una situazione molto complessa e di cui dobbiamo, ecco, dobbiamo forse occuparci, sì, prima si parla di politiche. No, credo che, allora, per quello che riguarda, parto dal punto della ho molto apprezzato quello che diceva la dottoressa adesso, l'ultimo, come anche il primo intervento, però stavo pensando che in effetti è vero quello che diceva, è molto delicato il poter diventare degli individui, il, come dire, il poter fare un'esperienza che non butta a mare appunto il nostro essere individui e che è in contatto con una gruppalità. Io faccio un gruppo di psicoterapia settimanalmente dove mi sono state poste delle questioni, no? Se uscire dal setting, se cosa fare, no? Se succede un amore, eccetera. E io mi sono dovuto molto interrogare su questa cosa qua e ho trovato un bene, no? Che non è il bene narcisistico di che tutti possiamo prendere tutto, ma ho spiegato, diciamo, mi è venuto da spiegare, da dire agli altri miei compagni di viaggio, perché sono dei compagni di viaggio, qui mi scopro sempre più legato, che io ho pensato che se c'è una missione di cura, questa mi paga molto di più della cosa narcisistica, del prendere qualcosa per me. O se c'è un elemento di crescita, di apprendimento, mi dà molta più gioia, effettivamente, mi dà molto più crescita, mi dà molto più individuo, divento più individuo. E quindi effettivamente sì, devo dire che noi come gruppo di colleghi abbiamo molto amato questi che si sono occupati dei gruppi, Bion, Fulks, anche lì forse questi autori poi sono stati a volte anche glorificati un po' troppo, ma nelle loro esperienze di uomini, quando alcuni hanno scritto, questi Bion ha scritto delle esperienze, diciamo, della loro vita o di come hanno lavorato, viene fuori la persona, cosa ha fatto quella persona lì, cioè il suo bene, come si è espresso. Caspita, come si è espresso questo bene, come si esprime il nostro bene, tanto si esprime. E quando abbiamo possibilità di rivederlo, di rintracciarlo, di conoscerlo, e a volte effettivamente quando noi siamo più a contatto col nostro bene, possiamo più vedere quello degli altri, che a volte è difficile, perché a volte una persona, mi ricordo, sul tetto di una casa, una visita psichiatrica, perché si voleva ricoverare, diceva: perché fai questi occhi così? Così io dicevo: guardi, forse ho paura di lei, no? E questo è stato un'apertura verso un buon bene nostro. Io l'ho seguito 10 anni dopo. Questa persona è venuta regolarmente, non si faceva avvicinare, e mi manda i baci adesso, tutte foto di amore. diciamo, però è come se avessimo potuto essere veri noi stessi in quel momento lì, insomma, ecco, in questo momento. E appunto attaccarci a diciamo, non tanto a una parte difensiva, a un diventare cattivi, diciamo. Esiste un sano difendersi, dobbiamo anche difenderci, come diceva, no? Cioè, sulle donne prima, il primo incontro, la biopolitica, ammazzalo, come diceva prima la collega, cioè, caspita, noi la conosciamo bene questa questione. È vero, è un punto centrale questo. È un punto molto importante. Mi è piaciuto molto lo stropicciato, ecco, anche mi ha fatto venire in mente un linguaggio, per esempio, artistico, no? Un linguaggio. E quando diceva della grande madre, del grande padre, anch'io ci rido sopra sta roba, ma a volte pensavo l'altro giorno un po' con sgomento, devo dire la verità, a questi pazienti un po' parcheggiati a volte in questi posti che loro invece aspettano, pensano che sia una mamma, pensano che sia un papà, questo mi ha, e da un lato
abbiamo la necessità di invece essere anche noi in carne ed ossa dei genitori possibili o delle figure possibili e di mettere dei ponti, diciamo, no? Tra i vari saperi, tra le varie persone. Mi ha molto, insomma, sono tante le cose, verrebbe da dire molto, dopo il tempo diventa lungo. E una cosa che a me sempre ferisce tanto, proprio di identità, no? Allora, sono borderline, no? Io avevo curato una paziente giapponese che diceva I am borderline, diciamo, ci sono linee guida, devi curarmi così, no? E io non parlavo tanto con lei, tanto che lei diceva ma lei è buddista forse, perché non parla mai, dicevo, perché se dicevo qualcosa e lei diceva, si metteva a parlare delle linee guida, dei borderline. Ecco, e molti oggi, purtroppo molte persone hanno bisogno di un'identità di quel tipo lì, nella speranza che possa rivelarsi il soggetto che c'è nascosto dietro. C'è un soggetto nascosto, c'è una persona nascosta che non è solo definita dai criteri, ecco. Poi a volte, vabbè, bisogna... A volte bisogna passare attraverso sta roba. Vabbè, adesso poi ci sono altre domande, inutile che porti via tempo. Grazie professore, andrei con il secondo giro, raccomando a tutti la brevità per permettere anche altri eventuali interventi oppure una risposta più approfondita da parte del relatore. Prego Andrea. Grazie, premetto che non sono un esperto, avrei una domanda per il professor Comelli, da uno spunto durante il suo intervento relativo ai contenitori. Cioè, io ho pensato, riflettendo su quanto ha detto, ai contenitori sociali del secolo scorso, molto rigidi, molto, come dire, però che in qualche modo hanno svolto una loro funzione, ai contenitori di questo secolo, molto, non so se siano contenitori, ecco, molto più aerei, più tecnologici e quindi più, che in qualche modo non hanno forse svolto la funzione di contenitore. Ma se dovessimo pensare, quindi entrambi possiamo dire che hanno fallito questi contenitori, se dovessimo pensare dei contenitori giusti, buoni, magari giusti e sbagliato, però ecco, dei contenitori buoni per noi, per questa continua crescita, che caratteristiche dovrebbero avere? Grazie. Grazie Andrea, prego Marco. Grazie. Io volevo fare una domanda veloce a proposito dei giovani. Cioè, soprattutto, diciamo, l'impatto, diciamo, psichico dei giovani sulle loro relazioni a causa della pandemia. Ecco, volevo chiedere questo perché adesso si parla della post-pandemia, anche se post-pandemia molto probabilmente per un po' di mesi e ancora qualche anno non ci sarà, però adesso si fanno i conti delle conseguenze di questa anche catastrofe sociale, no? Che colpisce molto i giovani e ci saranno sicuramente degli effetti abbastanza pesanti. Grazie, a mio modo di vedere. Grazie Marco, prego Vincenzo. Ok, allora, mi chiamo Vincenzo, lavoro all'Università Cattolica di Milano, diciamo ricopro tre ruoli, diciamo manager, professore e ricercatore sostanzialmente nella pratica. Allora, durante questo periodo della post-pandemia mi sono più volte posto la domanda io chi sono? Cioè nel senso che mi è sembrato avere allora diverse identità. E prima pensavo di averne una che oggi ho scoperto meramente funzionalista e invece durante la pandemia ho scoperto di avere diverse identità. Quindi volevo capire da lei se sono un caso patologico e devo venire da lei oppure nel senso che la tecnologia ovviamente ci ha messi in un mondo dove praticamente di meri consumatori, non so, vedasi Amazon, eccetera, abbiamo molti più invasione pubblicitaria sia sui telefonini che sul computer, eccetera, di messaggi, diciamo, pubblicitari, eccetera, e quindi siamo diventati dei consumatori online. E poi un'identità anche lavorativa, cioè nel senso forse quella più funzionalista,
però di persone, di comunque un ambiente di lavoro che tutti elogiano lo smart working, ma in effetti ha portato anche, parlo di me stesso, forse ad incattivirmi, nel senso che spesso magari gli obiettivi, le scadenze non si sono riuscite a realizzare, e questo ha portato, dato che ho un ruolo diciamo di medio livello, ad esercitare un po' di influenza, forse negativa in termini, chiamiamolo, di potere lavorativo. E poi c'è quella della estrema felicità, diciamo, dei social media, cioè dove andare su TikTok, dove, di cui di recente ho scaricato l'app, oppure su Instagram, e tutti sono gioiosi, felici, tutti dicono io sono felice, eccetera. E poi ovviamente c'è stata la realtà televisiva, invece una realtà di paura, che era la realtà pandemica. A questo punto mi sono trovato ad essere quattro persone contemporaneamente, cioè di essere un soggetto, diciamo, che aveva paura ovviamente di prendere il Covid, di essere una persona che ho scoperto di non essere nel lavoro, di avere un'identità tecnologica che non è assolutamente la mia, e contemporaneamente invece ho capito che potevo trovare la felicità guardando video su YouTube e non so, e TikTok, eccetera. E la mia domanda è: ma io a questo punto chi sono? Chi sono di questi qua? Grazie Vincenzo, prego professore. Ma sicuramente, diciamo, è una persona simpatica, diciamo, è una persona che si racconta, che riesce a fare di questa necessaria a volte frammentazione un bel insieme, a proposito di mosaici, no? Che diceva il primo intervento, no? E potremmo, sì, è vero, il rapporto con la felicità, vabbè, abbiamo tutti avuto una gran paura, e quindi diciamo c'è il problema appunto della distanza, del distanziamento, no? Cioè in che modo possiamo ridurre i distanziamenti o trasformare tutte queste esperienze in occasioni di contatto, e quanto siamo autorizzati a usare le nostre capacità o comiche o ironiche o drammatiche, insomma, no? Nel poter produrre un'esperienza. Certo, ci ha molto interrogato questa vicenda qui diciamo, come se le persone, i soggetti, magari si domandano in realtà che ruolo svolgono, o proprio invece in realtà qual è la propria esistenza, cioè anche a partire da un'interruzione di quella che era la preesistente, diciamo, vita, che era una vita dove non ci si fermava a pensare, magari anche poi cambiamenti. No, credo che in effetti questa esperienza molto inibente per certi versi ci abbia, cioè potremmo dire che occorre diciamo continuare ad avere dei rimandi reciproci tra di noi, e a imparare uno dall'altro, e a imparare anche da queste funzioni anche comiche che abbiamo, o diciamo appunto un po' gioiose forse. Il giovane che diceva le ripercussioni, sì, sicuramente
Allora sì, noi siamo qui a parlare, riusciamo in qualche modo a sbarcare il lunario, a cavarcela perché siamo in contatto, eccetera. Molti non ce la fanno, molti si sono adattati a una chiusura e hanno, come dire, hanno sviluppato delle difese in più e diciamo quindi c'è tutto un delicato momento di ripresa, no? E effettivamente non so, viene da dire che in effetti forse le due domande sono anche saldate, cioè come si può fare a bucare un po' lo schermo alla fine dei conti, bucarlo non nel senso della audience, ma proprio di quanto i nostri volti, le nostre voci possano comunicare qualcosa di vero di noi o degli altri, insomma, di quanto possiamo, no? E, sì, sì, sui giovani io penso che ci sia speriamo di poter lavorare anche con le famiglie, anche rispetto ai giovani, no? Cioè di aiutarli, le scuole, coi docenti, no? Di poter fare dei gruppi con i docenti, insomma, di poter lavorare veramente su questi aspetti, perché questo è centrale e ci aiuta tanto. Io ne vedo parecchi, più divento vecchio più curo persone più giovani, devo dire. Forse io mi sono abituato a giocare non nel senso di sottovalutare, ma ecco, forse questo potrebbe essere un pensarci verso il gioco, insomma, ecco, più verso il gioco oppure verso la libertà. Ecco, un'altra cosa, chi sono io, no? Cioè, o come possiamo uscire? Ma affidandoci, trovo, a delle parti non strutturate della nostra mente, cioè non solo quelle, vabbè, che noi sappiamo, strutturate tutto, ma a come fare il mosaico. Mi viene in mente l'idea del mosaico della prima relatrice, della prima collega che parlava. Cioè, in che modo tra questi quattro personalità del Vincenzo noi facciamo una sintesi artistica, simbolica, no? Quest'anno mi son trovato, non so se è un caso, ma ho iniziato una tecnica mia, me la sono trovata un po' tra le mani, che è quella di produrre artisticamente qualcosa dopo una seduta e gradualmente, cioè di introdurre anche un linguaggio, nel mio caso pittorico, e lasciando libero la persona che lavora con me di anche lui usare un linguaggio di questo genere anche dopo la seduta, eccetera. E questo devo dire che sta diventando una modalità di comunicazione. Chissà se questo può essere interessante, questo stimolo, no? A avere degli spazi dove anche riflettere sulle immagini che ci vengono in mente, anche nel social dreaming, per i sogni, no? Lavoro sui sogni. Ecco, adesso devo accelerare. Quale contenitore potrebbe essere più bello? Quale più adatto, che diceva Andrea? Io penso che questa è una domanda molto complessa, molto bella, cioè non c'è l'ideale. Quello che mi sto facendo è, la possibilità di pensare ai vari gruppi, cioè, per esempio, pensiamo in una scuola, ci sono tantissimi gruppi, le classi, poi ci sono i gruppi dei docenti, poi ci sono i gruppi dei bidelli, non so, cioè, piuttosto che... Allora, io penso che ogni gruppo ha una sua vita e l'importante è un travaso tra i gruppi. Nel gruppo di psicoterapia alcuni poi vanno in altre gruppalità, quindi dei contenitori che possano, come dire, prevedere, diciamo... la visione di quello che sta accadendo nel gruppo, forse stare in quel senso lì anche, che qualcuno diceva prima, lo stare. Grazie professore, abbiamo ancora una domanda. Io volevo ringraziare Vincenzo Sabatino per la questione che ha posto, perché poi in realtà penso abbia scritto tante persone, me sicuramente, in quanto la dissociazione fra un ruolo, l'altro, la funzione richiesta, il ruolo ricoperto, il da fare, il dire e il non dire in certi contesti, un contesto così alienante come questo della pandemia, è stato disastroso, insomma, si matura anche una difficoltà o un rifiuto a comparire in questa forma, una forma tutta visuale nella quale l'unico modo che abbiamo per comunicare è il nostro volto. E
fondamentalmente poco altro, o quasi niente altro, quando invece siamo abituati a comportarci in maniera completamente diversa. Quindi grazie Vincenzo. Quindi passiamo all'ultimo intervento di Stefano, poi io vorrei però chiamare il nostro General Manager, Silvia Barbanti, a fare un'ultima considerazione in chiusura delle domande. Prego Stefano. Stefano, hai dimenticato l'audio. Aspetta, riprovo. Mi sentite ora? Sì, prego. Buongiorno professore, io mi chiamo Stefano Buffanti e mi hanno molto colpito tra le tante interessanti affermazioni che sono state fatte oggi, quelle in cui lei descrive la percezione di una mancanza di attenzione al ruolo che un individuo assume nel mondo. È collegata poi a una concezione di cura tecnica o ipertecnica che non esce dallo studio e che si limita all'aspetto farmacologico trascurando l'aspetto psichico. Ecco, io mi occupo di questioni economiche, per cui mi scuso se magari scadrò nell'economicismo, ma mi veniva un parallelo da quella che è la mia esperienza occupandomi di risorse umane in una grande azienda pubblica. E in passato nel privato. Ecco, io da almeno 3 decenni assisto a una mancanza di attenzione anche all'interno delle realtà aziendali, pubbliche o private, per quanto riguarda il ruolo di fondo che una persona deve svolgere all'interno di queste realtà. Per dirla in maniera un po' blasfema con Aldo Moro, vedo delle convergenze parallele, cioè impossibili, che non si possono congiungere. Da un lato agli operatori economici vengono dettati, per così dire, delle dichiarazioni di intenti, dei nobili principi da raggiungere, che so, la parità di genere piuttosto che il benessere del lavoratore, piuttosto che l'integrazione di chi è in difficoltà. Dall'altro però questo avviene dovendo rispettare regole sempre più micro, sempre più dettagliate, che rendono di fatto impossibile conseguire nella realtà i suddetti nobili principi. Ecco, la mia esperienza lavorativa mi ha trasmesso la sensazione di una crescita di disagi psicologici collegati a questa visione dell'agire economico che si basa appunto su indicatori, parametri, tetti, spesso, se non quasi sempre, devo dire, di breve o di brevissimo periodo, che portano a comportamenti e creano delle professionalità che hanno un orizzonte così limitato da portare a focalizzare la realtà di colui che lavora nell'impresa come una sorta di monade isolata dalle altre imprese, dagli altri lavoratori, dai cittadini, dalla società nel suo complesso. E pertanto questa persona è conscia nel suo operare che non verrà tenuto conto nella valutazione dei suoi risultati degli effetti prodotti nel medio periodo sulla società. Anzi, che coloro che si porranno questo tipo di problemi verranno lateralizzati come un problema da mettere sotto il tappeto dall'organizzazione. Ecco, io vedo un po', qui veramente azzardo, mi rendo conto, ma mi affido alla sua pazienza, collegata a questa visione di breve periodo dell'esistenza e dell'agire, anche a questo culto della giovinezza nel lavoro, no? Questa esasperata attenzione alla giovinezza, questa negazione della vecchiaia come negazione del valore della vecchiaia, della conoscenza accumulata, dell'esperienza, che un tempo erano saperi che venivano preservati anche nella realtà aziendale e oggi invece vengono sempre più spesso gettati via. Basta pensare al fenomeno delle esternalizzazioni, alle perdite di saperi che ci sono state a seguito di questo. Ecco, in conclusione, nella sua esperienza molto più ampia e ovviamente della mia, anche lei ha constatato una crescita di disagi di questo tipo, cioè non dovuti a problemi di base come la disoccupazione, la mancanza di lavoro, ma proprio a questa schizofrenia di persone che non riescono più ad avere un ruolo di lungo periodo all'interno della realtà in cui lavorano
e non riescono più a inquadrare la propria esistenza in un contesto sociale un po' più ampio di quella delle vicende quotidiane. Ecco, la ringrazio. Grazie Stefano. Silvia. Silvia Barbanti? Ci sei? Non ti vedo. Ci sono, mi sentite? Sì. Allora, siccome mi è sembrato molto molto interessante come insegnante di scuola materna, come ex insegnante, il discorso del gioco come strumento di comunicazione, allora vi prendo un gioco. Allora, su questo che ho fatto io con la creta, ci ho scritto un pezzetto di un verso delle poesie di Giovanni. Questo verso dice: diventa chi si perde. E io aggiungo: chi si perde nel dono di sé. Questo è il mio intervento. Bellissimo. Grazie Silvia. Prego, professore. Bellissimo. Dottor Guffanti, la ringrazio per questa necessaria segnalazione. È un'angoscia questa, cioè è verissimo, è un problema che a me anche colpisce tanto, soprattutto vengono colpiti, come si diceva prima, forse i giovani più inseriti o le persone più inserite, apparentemente più inserite da questo disagio dell'ambito lavorativo. Io ho sempre, lo vivo anch'io, devo dire personalmente, io non lavoro solo con questa esperienza milanese di Bastimenti, ma lavoro in una comunità dove c'è peraltro un bravissimo direttore generale, è un insieme di comunità, una struttura, insomma, un'azienda, no? Diciamo, dove prevalgono le logiche dell'azienda per certi versi, perché ti dicono insomma del rendimento, no? Cioè quindi deve rendere, no? Cioè in base ai ricoveri, eccetera, eccetera, insomma, discorso che è quello. Però effettivamente io ho l'impressione che questa velocità e questa necessità della resa vada proprio a detrimento di altre cose, diciamo così, ma senza volare alto, cioè sto molto sul basso, cioè per esempio il vedersi tutti insieme con gli operatori in gruppo, diciamo, a parte che può generare paura per angoscia, perché i gruppi, oddio, magari si porta qualcosa di diverso, appunto si scardina tutta una serie di robe che devono andare in quel modo lì, ma potrebbe essere una perdita di tempo. Mi ricordo, non in questo caso, ma in un altro, dove venivo accusato di perdere il tempo dei diversi operatori perché si pensava insieme, no? Era fuori dalla logica, assolutamente. E questo è un tema per me molto delicato, importante, molto culturalmente molto interessante, molto, perché nella mia idea, se un gruppo di lavoro supera quella barriera, diciamo, riesce a diventare più vicino, più intimo in qualche modo, secondo me rende meglio su un piano proprio della resa, diciamo, e anche del benessere. Mentre effettivamente, come lei dice, questo si vede anche molto nei giovani, I giovani che arrivano al lavoro sono ipertecnicizzati e sono spesso depressi, purtroppo, quasi, diciamo, rinunciando a portare quel dono, forse, che la signora, diciamo, che io purtroppo, la Silvia ci ha portato, ma ecco, è quasi come se fosse, non potessero neanche esprimere quel dono lì, perché sono ingabbiati in una... Per carità, ci vuole la misurazione, ci vuole anche quello, però l'elemento più a rischio è che scompaia questa possibilità di donare, che io vivo anche molto come di fare un salto verso qualcosa che tu non sai già, ma che magari acquisisci diversamente. E quindi questo volevo dire. Sì, il dono, sì, il dono è...
effettivamente dono è anche, ecco, per esempio, sì, io mi trovo molto in una, diciamo, in questo posto qui di lavoro con questo tema qua della paura di fare questo salto che magari queste persone non sono ancora pronte a fare. Quindi è come se dovessimo rappresentare come un gioco, se fossimo tutti presi per mano e saltiamo? No, non saltiamo. Saltiamo? No. Adesso saltiamo, via, saltiamo tutti. Allora, possiamo fare questo gioco, ecco, se dovessimo fare il gioco. Ma per arrivare a questo magari occorrono mesi, passando in quella dissociazione che diceva Vincenzo, cioè anch'io mi sento molto a volte necessitato a dissociare, cioè a tenere un po' da parte queste alcune cose, tenerle un po' lì, una speranza di poterle più giocare, più. Però sono tutti temi, quello del lavoro è un argomento che a me stimola molto, ci sarebbe da parlarne tanto, anche da lavorarci sopra. Io poi non si può far tutto perché siamo con la mente, vogliamo fare tutto, poi insomma il tempo è quel che l'è, insomma. La ringrazio tanto e non è un ringraziamento formale, mi conforta sentire le tue parole. Ci scambiamo in privato qualche con tutti quelli che vogliamo, ma veramente qualche riflessione, perché... Certo, naturalmente, le interazioni con ogni tanto qualche relatore ce la chiede, insomma, a volte sono i corsisti, a volte sono i relatori, naturalmente facciamo volentieri da tramite in un certo senso. Io posso solo veramente ringraziare tutti i partecipanti, chi ha partecipato al corso di quest'anno, tutti i relatori, tutte le persone che hanno contribuito a realizzarlo. E naturalmente le persone che ci hanno aiutato oggi, in primis il professor Comelli, che ha avuto la pazienza di inserirsi in un contesto del tutto sconosciuto e di aiutarci a portare, diciamo, a termine questa lezione, che per noi comunque sono sempre delle lezioni, e i primi formati siamo noi del circo, naturalmente, cerchiamo di non smettere mai di imparare. E naturalmente ringrazio il professor Benasayag per la grande disponibilità che ci ha dimostrato e anche per la sincera gratitudine per l'invito. Quindi posso solo veramente esprimere la più non formale, neanche questa, grande riconoscenza per quello che ci avete permesso di fare, perché senza le persone a cui ci rivolgiamo noi non faremmo il corso, naturalmente. Ricordo soltanto le altre attività del circolo future in estate, a cominciare da giovedì 10 in collaborazione con il CESPI, una conferenza sul nuovo corso degli Stati Uniti, e gli incontri riformisti che dovrebbero essere a fine agosto, ma di tutto questo avrete naturalmente notizia. E per il resto posso solo rimandarvi. C'è anche la presentazione del libro di Sandro Antoniazzi, La politica mondiale del lavoro, un libro veramente fondamentale per capire le nuove dinamiche del lavoro. E poi naturalmente ci rivediamo l'anno prossimo. Grazie veramente tanto, via ai saluti informali, aperti, microfoni aperti, fate quello che vi pare.